Bella raga, buonasera, bentornati in questa live di Yu-Gi-Oh! Master Duel, l'episodio finale, l'1v1 contro Don Mauri. Ed eccoci qui. Allora, puntuali, abbastanza puntuali, buonasera Dario, buonasera Fanfieri, come va? Ciao Elvis, buonasera Elvis. Vi libero il Mauri nel frattempo, ciao Ralf. Questo nome non c'era. Mauri... Ci sono. Buonasera. Eccoci qua. Live avviata, siamo pronti. Ti rimbocco le maniche. Questa è l'ultima sfida, l'episodio finale di questa rivalità dei deck a caso. Boss finale. Allora, dritti con la schiena, mi raccomando. Viviamo che bisogna sempre stare idratati, cazzo, la bottiglia è chiusa, quindi con i miei potenti muscoli ho aperto, senza troppa fatica. Grazie Rigio, scusa non sente il sub, dopo lo... Grazie mille per i 19 mesi, bentornato. E grazie Smosi. Ciao, cioè grazie, buonasera bro. Ok. Attenzione. Musica di gioco. Ah, ecco qua. La musica di Yu-Gi-Oh! Master Duel, ci siamo. Tu. Allora. Caro Mauri. È ora di fare la sfida finale dei finali del Salumiere versus Mavripiedi. Sei pronto? Vediamo chi verrà spedito nel Regno delle Ombre. Assolutamente sì. Ah, oltretutto devi poi condividermi il POV appena sei pronto. Comunque, bella il sacco, bella Anian, Ron, bella Ignv, James e Black Marcy. Ciao ragazzi. Allora dunque... Per chi non avesse idea di quello che stiamo per fare, siamo su Yu-Gi-Oh! Master Duel, penso che questo fosse abbastanza chiaro, punto esclamativo Master Duel se volete scaricarlo. E io e Mauri abbiamo creato, tra milioni di virgolette, questa sfida dove ogni serata... Nessuna risposta al server di gioco. Però... Che succede? Oh, niente. Ok, sei ripreso. Niente di che. E apriremo 30 buste del Master Pack, quello in cui trovano tutte le carte, e con le carte che troviamo in quella 30 buste poi andiamo a fare una best of 5. Avrete anche il POV di Mauri mentre spacchetta. Aspettate che lo inquadro. Eccolo qua. Molto bene. E comandato Ania, oggi nella scheda abbiamo preso il pisello, purtroppo. Molto forte anche. E vabbè, diciamo che i team sono leggermente unbalanced, però non parliamo di quello. Siamo su Master Duel anche per digerire... Per non pensarci. Esatto, non pensare a quello che è successo oggi. Stacchiamo un attimo il cervello. Ciao Soli, ciao carissimo. Allora, buonasera Fantasy. Ciao Gidan, ho speso fino all'ultimo centesimo... No, ho sperato fino all'ultimo di giocare... Gidan, probabilmente dal weekend prossimo... E riprendiamo. Dobbiamo andare avanti col Crash Bash poi, Mauri. Che adesso c'ho sto cazzo di torneo per la testa. Stiamo letteralmente facendo solo esclusivamente quello. Ciao Greta. Sì. Letteralmente sto pensando solo a quello. Infatti ho finalmente una serata in cui non devo pensare a League. Comunque, allora Mauri, primi 10 buste. E ora acquista. Ho pigiato il tasto. Hai già pigiato? Sì, ho già pigiato. Allora garantite. Ah sì? Vabbè, ma sì. Già... mamma mia. Non è per forza un bonus in questo sì, caso, guarda quante ne trovate. ti ricordo che non è per forza un bonus. No, lo so, Infatti era per memare. Apri la prima busta. Attenzione. Utopia, che taglia la busta in due. Allora. Ricordiamo, sono dai 1008. Che cos'è questa roba qua? Già vedi un mostro di livello 1 con 2002 e dici ok, c'è qualcosa che non va. Infatti non può essere evocato ovviamente posizionato, deve essere evocato specialmente dal suo stesso effetto. Quando un mostro che scoperto di notare distrugge, non capiterà mai, ok? Vabbè, non lo metterò mai nel mazzo a Lucky. Su. No, su questa carta... va bene. Congegno trasportatore. Allora, già quando vedi un mostro di livello 6 con 1300 d'attacco, c'è qualcosa che non va. O è tanto forte? Non è tanto forte. Fa abbastanza schifo.
e nucleo di ferro qua, Chimero, sappiamo già. Niente, proprio carte ingiocabili, perfetto. Seconda busta. Eh sì, Konami non mi sta più dando la sua benedizione, sta dando a Mauro ultimamente. No, l'ultima volta com'è andata? Com'è andata l'ultima volta, Mauro? Hai perso, vero? Ne ha vinto solo una. Ah, ok, sì. Mostro Bujin e... Non l'avremo mai il mostro Bujin, mi sa. E triple grade. Santuario nel cielo. Ma sta roba qua è ingiocabile. C'ha soltanto mostri che... C'è tanta roba che fa combinazioni con altri mostri che non ho. Ho delle carte molto belle da vedere, ma non posso utilizzarle. Sì, bene, bene. Gian Pietro, passami. Bella, Otaku. Un giorno porterai il mazzo fotonico. Grazie ai 3 mesi. Il mazzo fotonico. Oddio, cosa c'è? Lo structure deck fotonico. Non è nei miei piani, però... Cilindro magico. No, troppo forte, Mauri. No. Mostra sincro tipo drago che c'era controlli, niente. Sirena Toon, wow. Vabbè, che schifezza che è. Scatto mostro... Beh, una merda. Squalo fortezza. Non importa. Vabbè, niente, fa schifo al cazzo sta roba. Prossima. Bella, Lorn, come va? Per adesso male. Mauro ha trovato un cilindro magico. Io non ho assolutamente niente. Allora, questo qua... Sì, ma... ma che è sta roba? Aumenta rank questa... una volta del turno, mentre questa carta ha materiale, poi riesce a ingrassargli, mostra il cimitero, lo stacco prima di... Vabbè, useless, va bene, interessante. Un 1.800 finalmente. Immune alle carte buco. Ok. No buchi. Dico una carta pericolo. No, ma... Sì, vabbè. Cos'è quel 3.000 di difesa. Beh, meno male che mi è d'attacco. Scemersale, ma già sta proprio... Ok. Non è il massimo, ma ok. Villon Stigma. Ho l'ultra rara in arrivo. Attenzione. Oh, ma sta roba qua fa schifo. E il suo sorella Irene. Bene, non verrà mai utilizzata. Sai, mostro stato sto battendo, è andato al tuo cimitero in questo momento. Ok, questo può essere interessante. Exo Sister Tier 0. Sì, adesso me lo buildo qua. Attenzione, drago armato livello 3. Assolutamente. Assolutamente una merda. Però trovassi il 5. Però non ne abbiamo. Richiamo Ogdoadico. Io c'ho i go go go. Faccio un po' solito. Ecco. Ho giocato normalmente. Puoi scegliere se hai mostro aperto l'altro che sotto. Scusa, ma sto qua è un livello 2 con 2000 di difesa? Eh sì. Vabbè, ci sta. Nulla di che. Cazzo. Ok, c'è messo il servitore del teschio. Non li abbiamo. Quindi, next one. Mamma mia, ma dove sono i brain control come l'altra volta? I tributi torrenziali. Quelli sì che sono carte. Tributi torrenziali anche no, Mica due li avevo trovati. Oh, bello Kalut. Se solo avessi altre ala nera. Molto forte Kalut. Mostri pesce. Con le ottero devo mettere nel tuo deck. Anche no. Sta roba. Tutti i mostri che controlli sono mostri bestia alata. E tu controlli meno 2 mostri con nomi originali diversi. Paga 600 life points. Pesca 2 carte. Minchia. Devo trovarli. È tanta roba. Ok, questa mi piace. Queste anche no. Next one. Vai. Settima. Dov'è un bel 1.900? Evenly matched. Davvero? Hai trovato? Sì. Bene. Ecco, abbiamo una carta decente. Eccolo, il 1.900. Peccato che sia un tributo questo, quindi non ci farò assolutamente niente. Vabbè, niente. No, ho skippato. Rip. Vabbè. Non ci interessa.
Allora, paura maledetta. Deve essere evocato specialmente dall'effetto di una carta. Così, generica, apposta. Va bene. Mostro resuscitato. Ambolombra, niente. Sirenide. Cesso, Cyber Drago, Hertz, non serve a niente. Ursarti con Micbile. Fiume tributo non tu stai la superiore della mano. Cioè, sono carte che però, boh, dice ok, ma come dovrei usarle esattamente? Oliatore. Vabbè, ok. Ah, nel cimitero, no. 1850, attenzione. No! Oh, Sasuke Maestro Ninja, bello. Va bene, Sasuke Maestro Ninja. Kaki. Sta oscurità, metti in posizione di fede, quel mostro guadagna 800. Boh. Vabbè, insomma. E... ok, abbiamo un tuner. Interessante. Cacciavite sinistra, va bene. Attivato il mostro, effetto in mostro posizione, attacco come se... ok. Oh, può servire. Questo non serve a niente. Lasciamo stare. Bene, next one. E la vedo dura, siamo ancora a un terzo delle buste. Oh, ma questa è fortissima. La strada è lunga. Che cos'è, Mauri? Non riesco a leggere. Furetto del fuoco schermidore. Se questa carta viene distrutta e mandata al cimitero, scegli come bersaglio un mostro scoperto dal tuo avversario. Distruggi quel bersaglio e se lo fai, infliggi 500 danni al tuo avversario. Merda, ok, è tosta, è tosta. Fernoido non ne abbiamo. Questo 1600 schifoso. Gatto blu della luce lunare. Bene, non serve a niente. Impossibile. Lasciamo stare. Eterno terrore. Il giallone 500-500. Anch'io ho dei gialloni qua. Ok, sta cosa qua è stupidissima, può servire. Io ho tutte robe che se vengono evocate puoi evocare un altro mostro con tali nomi, cioè... mi servono i 1800 qua, se no non riusciamo a fare niente. È finito, aspetta un secondo. Io sì, ho finito. Presto, Mauri. Sì. Prigione dimensionale. Madonna! No! quella la conosco molto bene. Quella Madonna, bandisci direttamente. Sì, 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 mamma mia cosa ha trovato la Dimension Prison. Te lo butto via, vabbè. Bella Chris, buonasera. Quante buste hai a testa? 30. Per adesso abbiamo spacchettato le prime 10, però Mauri ha già trovato cilindro magico e prigione dimensionale. Vabbè, ho trovato Inveli Matched, però... sì, cioè, non è... non siamo lì, però... alla fine dipende quando escono, ecco. Grandiosa arte spirituale IC. Che è rottissima sta carta, però va bene. Questa qua? Andando il primo effetto... Jenks tu è un giallo meno utile. Beh, è un tuner, sì, però mi servono i sicro, sennò mi picco su per il culo il tuner. Però devo avere un mostro incantatore. Con 1500 difesa fissi. Cioè, l'unico Xyz che ho trovato che ha anche un tier 4 che richiede solo due mostri livello 4, sono i più facili da fare, però c'ha 0 d'attacco, 2600 difesa, un effetto totalmente inutile. Cioè, lo metti come muro difensivo e basta, però non farà mai niente. È solo un muro difensivo. Vabbè. Ci sei, Mauri? No, ho carte buone. Ok. Send me flowers, purtroppo finché dobbiamo spacchettare questi, sì, vai. Another one. 10. È che si può trovare veramente di tutto, questo è il problema. Open. Ho visto un bel po' di UR. Che abbiamo capito non essere molto importanti. No, però chissà che esca qualcosa. Ecco di nuovo lui. Mamma mia, cacciatore cecchino. Aia, Mauri. Questo fa? Leggi, leggi. Puoi scartare una carta, puoi scegliere come bersaglio una carta sul terreno. Tira un dado, sei facce. Oh no. No. E non è una volta per turno. Sì, no. Abbiamo il coin flip, Mauri. Abbiamo il coin. Il gambling ce l'abbiamo anche oggi. Orrore Arpa Orcus Estra. Bella. Bene. Peccato che non abbia nulla del suo archetipo, va bene. Orologio cane.
Infatti è un cane con un orologio al polso. Ho una complimenti a chiunque l'abbia disegnata, complimenti. Quel Rolex brillante. Beh certo, mica un orologio qualsiasi. Flex non da poco. Flex, ecco lo Steam Gyroid. Che bello. Che carta, signori. Signore di giudizio Laval. Puoi mandare un mostro Laval. Non li abbiamo, non li abbiamo. Qua evoca, aggiungi la carta Galera Gemma. Non li abbiamo. Mostro ingaggio antico. Non li abbiamo. Richiamo del verme. Un mostro verme. Non ho mostri vermi, fino a prova contraria. Qua le... Primo tributo, segna mostra qui somma dei livelli e pari superiore a 3, non serve a niente. Ne ho spazio istantaneo, non serve a niente. Unlucky, Maver. Non ho neanche trovato dei 1009. Ho trovato tipo un 1009. No, 1009 neanch'io. Ho solo le 1850, io. Beh, uno. Metti una carta, non serve a niente. Mano imponente. Ritorno questo qua, insomma, not great, not terrible, però specialmente un segna barra di ghiaccio. Che bella quella carta, come sul terreno dell'avversario, ma che schifo. Beh, niente. Oh, Kaiba Man. Puoi offrire come tutto questa carta, evoca specialmente un drago bianco, occhi blu dalla tua mano. Se lo trovi. Se lo trovo, effettivamente. Questo mi piacerebbe. Giganti cavi. Questo l'ho spacchettata IRL. Non mi ricordo cosa fa, ma era un cesso, ovviamente. Bella MDR. Ciao Mattia, buonasera. Signore di Kona... Gaia il cavaliere. Bene. Grande carta. Grande carta. Magidolce Ciocco Valiere. Questa carta è distrutta da una carta avversario in battaglia. Mi è andata in bischia questa carta nel tuo deck. Ah, molto utile, guarda. Spezza Rottame. Un'altra main phase. Se questa carta è stata toccata normalmente in questo turno, puoi offrire come tributo questa carta. Gli effetti tutti i mostri scoperti sul terreno si annullano. Ah, ok. Mm. Ok. La gelatina non è male. Ti dirò, questa la giocavo ai tempi. Ma incantatore è un tipo di personaggio di carta? È il tipo. Non bisogna avere neanche uno, allora, purtroppo. Spadanima Propizia Chunjun. Ok. Durante la main phase puoi offrire come tributo un mostro che ha specialmente questa carta da Tomasco. Questa carta è andata al cimitero materiale 5, poi scegli un bersaglio, una carta sul terreno, bandiscila. Okay. Non so, non penso accadrà mai, però va bene. Next one, buonasera Dose, come stai, bello? Numero 92, questo ce l'ho PSA9, in inglese Ghost. Inevocabile, ma però è figo, tanto figo. Drago Orte, ciò che è diverso. Signore spazzatura, eccomi. Eccolo. Io le autografavo quando vendevo le carte, le autografavo e chiamavo tipo Signore Napoli. E le mandavo ai fan. Ok. Rio bestia, pendulum effetto. Ah, questo è ok. Guadagno 108 per l'artistico, non serve a niente, questo a posto. Drago retro, occhi rossi. Bene, non abbiamo mostri occhi rossi. Ok, se questa è differente di tutto, il glorioso soldato nero non ce l'abbiamo. Vabbè, a posto. Un po' di robetta c'è. Ciao Zanzone. Tutto bene, Dose. Stasera c'è la sfida finale, Fieric vs Mauri. Questa qui era buona, ma non mi ricordo perché. Okay. Ah sì, bandisco una carta scoperta nel terreno a caso, sì. Easy. Ok, lasciamo stare. Vabbè. Sono tutte carte che non posso... Oh, 1008 finalmente. Totalmente useless.
Vabbè. Se questa carta attacca mentre non hai carte nella tua mano, il tuo avversario non può attivare nessuna magia o trappola durante il damage 3. Interessante. Molto ninja non li abbiamo. A posto. Bene, sarà molto complesso far girare un deck con le carte che sto trovando, Mauri. Molto complesso. Ok. Chierico galattico. I miei occhiali. Sono tutte cose che non posso utilizzare. Sempre con il nostro campione. Quello 7-8 da tua deck a questa carta. Questa carta è immune agli effetti di altri mostri mentre equipaggiate una carta equipaggiamento. Offrire come tributo un mostro e questa carta è uscire in versione di un drago di livello 7-8 dentro il cimitero che ha specialmente. Ok. Vabbè. Fantasma trucco sti cazzi. Sei stato lì. Non ho capito, ma sta carta farà molto ridere. Va bene. Che deck ti fai? Che deck ti faccio? Quello che trovo. Oh. Oh, questo è ok, sta il Cavaliere del Therios. Già un doppione ho trovato, come è possibile? Mentre questa carta, Materexis, il tuo avversario non può attivare carte o effetti quando tu evochi normalmente, specialmente uno più mostra, sti cazzi. Ok. Questo è strong. Ci piace. Interessante. Mostro antichi di combatte con un mostro scoperto. Avversario può specialmente questa carta alla tua mano. E se lo fai quel mostro per... Questo tipo di effetto una carta. Va bene, ok, accettabile. Questo pure accettabile, è tipo un cyber drago schifosissimo. Meglio sicuramente. Ok, ho trovato... Forse inizio a trovare qualche combo, sapete? Ma tipo molto difficili, Ok. Ok, forse ho trovato qualcosa di interessante. Mauri vincerà. Cioè, in realtà non ho trovato... Eccolo lì. Brain Control Mario, video l'ho chiamato. Eccolo. No! Sì. Chissà come mai è bandita ad oggi questa carta. Dio santo. Se ogni cosa che faccio sarà rischiosa. Se un mostro combatte con un mostro avversario, durante il calcolo dei danni annulla gli effetti sul terreno di tutte le altre carte fino alla fine del damage step. Oltre al calcolo dei danni per questa battaglia utilizza l'attacco di difesa originale di ogni mostro, marò. Mia cugina si strofina i miei occhiali sotto le sue ascelle. Mano di ghiaccio? Oh, mano di fuoco. L'ho trovata mano di fuoco? Può essere. Colpo azzurra. Una mano di ghiaccio e mano di fuoco. Ma era un'altra ancora io. Va bene. Tipo cibernetica, robotica. Oh, ma ho trovato la nave. La conosci questa? Questa casa è... Sì, ok. Che fa anche 1000 danni. Good. Ci piace. Ok. Ho trovato anche mano di fuoco. Sì, fa un po' schifo in generale, però... Bella Vevwig, grazie il Prime, caro. Benvenuto. Bene. Allora. Oh, un Lightsworn. Sì, avercene degli altri. Fango drago fangoso. Questa carta può essere utilizzata come sostituto per un qualsiasi materiale a fusione il cui nome specifico... Avessi qualcosa per fondere. Vabbè, sti cazzi. Branco acciaio? Non ne abbiamo. Carta equipaggiata questa... Penso userò mai... I mostri del tuo avversario non possono scegliere mostri nordic come bersaglio per gli attacchi, eccetto tier di campioni nordic. Se non c'è un altro mostro nordic sul terreno, distruggi questa carta. Ecco. Se fossi stato Mario, avrei giocata, sarebbe esploso e non avrei capito perché. Va bene. Quando ci sono uno o più mostri, vento, acqua, fuoco e terra scoperti sul terreno, applica uno dei seguenti effetti.
Distruggi tutti i mostri controllati dal tuo avversario. Distruggi tutte le carte magie e trappole controllate dal tuo avversario. Scarta due carte a caso della mano avversario. Pesca due carte. Però devo avere tutti e quattro gli attributi. Sì. Ok, non accadrà mai. Perfetto. È una carta stranissima che potrei usare. Vediamo. Ah, quella lì la giocavo nel deck ad Emancipator. No, non è questa. Ah, ok. Va bene. Ma io ho finito qua. Ok, accettabile, devo dire, accettabile. Questo qua è un po' un cesso, sinceramente. Lo metterò comunque nell'extra. La nave è tanta roba. E io ho poca roba extra, effettivamente. Io nell'extra deck c'ho un po' di cacciatore cecchino e tanta roba. Dice uno più mostri, non tutti. Sì, ma non può essere un mostro solo, cioè sarebbe troppo forte, se no. Secondo me. Ok. Ultimo. Vado. Acquistiamo. Poi ci si fa il deck. Ok. Ah, poi ho trovato Brain Control. Ciao. È uno di ogni elemento elencato, esatto. C'è almeno uno di ognuno. Non li si intende. Foglio illustrativo tu. Rana degli alberi. GG. Tornerà di continuo perché di background non abbiamo noi. Bene. Cioè, non so quanto possa servirmi, però buono. No. Tra l'altro, quello ferro qua che mi ero dato a mano, ok. Che esatto. Tuo avversario controlla mostro sincro, tu non controlli nessun mostro, poiché specialmente questa carta dalla mano. Non accadrà mai. Burattina arnesi mi fa abbastanza cacchiare. Estremamente specifica, via. Quando vedi il poema lunghissimo, capisci già che non puoi usarlo. O quando c'è un titoletto. Esatto. O ti specifica che deve avere tot difesa. E già capisci. Fissi. No, niente di che. Bestia spirito, lasciamo stare. Reorigine Venterrore. Un mostro scoperto controllato dal tuo avversario che ha un livello. Che ha un livello cosa si intende? Cioè che non è Link o Xyz, giusto? Perché Link e Xyz non hanno livelli, sono rank e... Tutto a posto. Ah, mi sa che ho saltato un paio Link di mesi. Penso che intenda questo. Carte okay. Vecchie, insomma, intende. Sì. Carte mostro vecchie. Esatto. Livello pari al livello di genere, quel mostro fatto come te. Ok, è un po' complessa sta carta, ma va bene, può salvare la vita. 100 attacco, questo guadagno attacco rimane anche se questa lascia il terreno. Ok, se esso combatte con un mostro avversario, l'effetto di un mostro è inalato durante la battle phase. Ok. Non ho mostri macchina. Oh, ecco il mostro macchina. Guarda qua. Monezzaio. La bambina. Maniero infestato. Vabbè, cioè, non so quante volte riuscirei ad attivarle, ecco. Però no, vabbè. Buon però. Oh, che schifo. Però sì, lo so che non mi fa evocare alla fine, Simo, però mi può salvare la vita. Ah, ma aspetta. Ma è incantatore, ok. Qual è il tuo avversario? Attiva una carta. Zephram. Il cimitero può aggiungere un nucleo di ferro qua, chimero, livello 4, ok. No? L'avversario non può attivare carte o effetti in risposta a attivazioni di qualsiasi effetto di mostro attivato da un mostro che è stato evocato normalmente posizionato. Vabbè. Non ci interessa. Alieno non ne abbiamo, prossimo. Master Alexander. Ok, un 1008 giallone proprio, perfetto. Una carta che si chiama GG Easy Evil Gemelle. Sì, mi sa carta che è proprio... preferita. Bellissimo.
Infernale dell'alto deck, al cimitero se controlli. Non penso, Alexander. Proprio no. Ciao, Plinko. Su questa carta ne vuoi. Mandata al cimitero. Dal terreno al cimitero. Evocata specialmente al cimitero. Puoi scegliere un avversario. Un mostro aperto al tuo avversario. Un mostro pari e superiore a Esco. Specialmente quel mostro al cimitero sul suo terreno. Se lo fai, manda quell'altro mostro contro. Va bene, un 1008 lo mettiamo. Non importa. Se un altro mostro che installate controlli un mostro coperto sul altro avversario, fai tornare in mano. Non... not great. Una volta sei venuto nella mia live. Ah sì, Alexander, e chi eri? Non mi ricordo. Cioè, il nome ovviamente non mi viene. Epuratore della radianza, sopravvissuti di mamma, che combo. Se solo avesse senso questa combo. Vabbè. Una volta per catena. Specialmente un mostro della 2 inferiore alla tua mano. Ah, ok. Quando un mostro qualsiasi giocatore che ha un attacco e tutti i mostri del me. Mostri macchina qua fanno un po' schifo. Alla nera non ne abbiamo. Ovviamente. Next one. Guerriero Ufroid. Che meme. Se poi ti potrei guardare la tua mano, ecco cimitero e fai diventare zero attacco e difesa. Lasciamo stare. Carta incantatore del freddo, tipo acqua non incantatore, fantastica. Ok, questo è interessante. Una volta per turno puoi scegliere un bersaglio mostro acqua e tipo drago che controlli il livello di questa carta. Ok, lasciamo stare. Un rituale. Fusione che non ci interessa. Verme urticante. Eccolo il mostro verme, ce l'abbiamo. Farò tante magie. Regina ricca strenna. Questa carta è un materiale. Da questa carta esce bersaglio un pianta o una carta ricca nel tuo cimitero. Aggiunge la mano. Se questa carta con materiale Xyz viene offerto a mettere in butto, puoi creare specialmente un mostro Xyz pianta di rango 5 superiore al tuo extra deck o cimitero. Puoi attaccare questa carta a esso come materiale. Vabbè, no, non la giocherò. Drago livello 5 superiore nel tuo cimitero. Aggiunge la tua mano. Poi immediatamente dopo che sei risolto, puoi creare tramite tributo quel mostro. Puoi creare. Casino. È che sono impossibile da giocare con molte carte. Vabbè, bel meme, la metterò questa. Astro Mechlor dell'eradicatore, ok. Non è giocabile. Scegli un bersaglio, uno dei tuoi mostri macchina o roccia che è stato bandito o è nel tuo cimitero, che non può essere evocato normalmente posizionato. Evocalo specialmente. Oh. Prossima. Numero 8. Ho dato parecchie luce lunare, però non penso di poter fare. Bello vincolo di potere, se solo avessi dei mostri. Oh, è tornato Grammar di Mega Monarca, Mauri. Tu te lo ricordi, l'altra volta l'ho utilizzato. Oh no, l'incubo sì. Di questa carta. Grosso, grosso. Ok. Ci ricordiamo anche questa. C'è il martellozzo qua. Controlli un mostro di Zero Nordic. Non ne abbiamo. Per come tuo mostro, un mostro di insetto non segna mostro. Che ha specialmente fino a un segna scara soldato. Va bene. Non ci interessa. Direi che non ci interessa. Vincolo di potere. Sarebbe bello poterlo usare, però. Sono... Oh, Baffo, non ti ho visto. Grazie 19 mesi, caro. Ci sei in chat. Mech Cavaliere Spettro Supremo. Specialmente un mostro signore oscuro al tuo cimitero in posizione di difesa. Ok. Se un mostro acqua controlli, distruggi un altro mostro acqua nella tua mano. O terreno, se lo fai, il mostro scelto in bersaglio guadagna attacco e difesa. Pari attacco e difesa del mostro distrutto.
Vabbè, c'è di peggio. Oh, c'è un po' di cos'... Ah! Acqua scoperta effetto. Non... Ah! 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 33 miliardi e 822 milioni 885 mila 4 gifti da Tier 1 sub to Alexander 05 Gaming. Grazie 33822, grazie al sub giftato. Ma che cazzo? Ma è impazzito il bot. Sì, ma Meldrissolo fa schifo, cioè aumenta di 800 l'attacco, wow. E poi c'è un altro secondo effetto che era un po' una merda. Grazie mille per questo avvistato. Mostro scoperto, non trovi niente. Coperto, non trovi nessun mostro scoperto che specialmente questa carta trova in posizione di difesa. Che casino, mamma santa. Sono veramente lunghi sti effetti. Ok, no. Sarà difficile costruire un deck con queste carte. Ultima busta. Ultima busta. Non sono per niente, perfetto. Ok. E insomma. Che questo è accettabile. Cos'è sto a fare? Rompitore inverso lato della giustizia. Ho trovato due Gaia diversi nella stessa busta. Bello. No, Pippo. Io voglio iniziare a giocare Yu-Gi-Oh! Il terrone. Scaricalo pure. Ok. Questo non riuscirò mai ad evocarlo. Va bene, io ho fatto, Mauri. Penso che questo possa essere il deck più debole tra tutti quelli che ci siamo fatti in generale. Io sono nella norma come tutti gli altri, però magari ho creato qualcosa di bello a caso. Va bene. Sto a posto, ovviamente. Come giusto che sia. Va bene. Deck. Chat, che nome del salume gli diamo a questo deck? Abbiamo la mortazza, la cotenna, prosciutto possente e il salame. Come lo chiamiamo sto deck? Noi siamo il salumiere. Ah, sto buco... su. Presaola. Va bene. Presaola, perché in quanto praticante di palestra provo il salume. Come è giusto che sia. Bene. Ok, si parte da qui. Giù devo andare. Aspetta che sbaglio. Devi trovare le ultime carte trappola, diciamo. Esatto. Uno. La terza. La terza riga di carte trappola, praticamente. E tre, esatto. E si parte. Il Velli Match te lo cacciamo subito dentro. Questo ce lo mettiamo. I mostri meteorologico ci sono. Bella Rick. Vento bestia. Io ho un sacco di supporti per i mostri bestialata, ma ne avrò tipo due. Quindi. Bella Davide, grazie al sub, caro. Molto gentile. Ti dedicherò una vittoria nel caso vincessi. Lo meme. Ma sì, dai, cacciamoci dentro un po' tutti questi. Questo non si vuoterà mai. Non trovo nessun mostro che ha specialmente questa carta alla tua mano. Direi che lo cacciamo dentro. E anche un tuner, bene. Mi piacciono i tuner. Allora, iniziamo mettendo in campo... Questo pure potrebbe essere interessante, da un tuner pure lui. Allora, all'inizio si mettono i mostri con 1008 d'attacco. Da 1008 in su proprio entrano tutti di diritto nel deck. Con questo 1008, puffete, ce lo ficchiamo dentro.
Sto 1007, spero di non doverlo usare. Sto 2000 di difesa, interessante. Ok, questo mi sa un po' un meme. Vediamo. Questo 1009 ma fa schifo. Va bene il terrone. Dai, devo mettere un po' di mostre tributo visto che c'ho Tribor Frog. Mi piace. Guadagna 300 attacco per il mostro controllato al tuo avversario solamente durante il tuo turno. Puoi attivare ognuno di questi mostri, ok. Le carte fusione sono sempre bellissime, ma sono... Non c'è modo di evocarle, sì. Cioè, dovrebbero farle molto più sbroccate, secondo me, perché alla fine le evochi raramente. Cioè, oddio, sono idee che fate apposta, però... Mauri, devi pensare a questo. La gente normale non gioca come sì, noi. Sì, no, è vero. È un peccato che un sacco di carte belle sono... Anche perché il bambola ombra è già sbroccato. No, infatti, evidentemente, quella roba è tipo quella. Questa mi ispira, mettiamo. Toh. Extra deck, Mauri, ne hai un posto giro? Poche, davvero poche. Mannaggia. No, non punto su quello. È un control deck strano. Molto control. Molto poco utilizzabile, più che altro. Molto control, bene. Io c'ho Gaia il Cavaliere, cioè, di cosa vogliamo parlare? Anche io ce n'ho, tre, tipo. Tre Gaia diverse. No, io quello proprio l'originale. L'originale. Nuovo deck meta. Mavri il proibito. Aspetta, controllo della mente dice che ne ho due, ma io ne ho spacchettato uno. Mi sa che è quell'altro che ho trovato l'altra volta. Quindi ne metterò soltanto uno nel deck. In teoria, dico bene, chat. Bella The Hedger, grazie per 25 mesi. Bentornato. Grazie mille. Lasciamo stare. Un po' di extra ce n'ho, non tantissimo. Però c'è. Sasuke Samurai può essere forte, lo so. Lo so, ci sta infatti. Questa è addirittura semi-limitata. Specialmente questa carta dalla tua mano, però poi non serve a un cazzo, lasciamo stare. Come tributo segna mostre la cui somma dei livelli è pari o superiore a 3, che specialmente questa carta. Oddio, si potrebbe fare una combo con questa. Questa no. Questo nemmeno. Niente. Il Kaibaman, peccato che non ho trovato il drago bianco. Sarebbe stato così bello. Che deck stai facendo? Piazza, è un deck totalmente a caso. Drago Magnum Izzil ne ho due, però secondo me ne ho trovato soltanto uno. Cioè, sono deck che abbiamo spacchettato carte. Ok. Abbiamo spacchettato 30 buste e stiamo facendo il deck con quello che abbiamo trovato. È il massimo che si può fare qua. Questo no. Questo non serve a niente. Già armatura di fiamma. Ok, sti cazzi.
La gelatina ci sta. Cacciatore cecchino, assolutamente sì. Poi questo ci può stare. Ah, questo mi piaceva. Anche questo ci sta. Questo ci sta. Ah, Gaia il cavaliere rinato. Anche io ho trovato un Gaia qua. È quello lì. L'ho trovato anch'io, pensa. Soldato dell'oscuro disdereso e messa dell'inizio. Wow. Ah sì, dai, questa ci sta, la mettiamo. Quindi anche Mauri ce l'avrà, interessante. Fernaido non abbiamo, questo c'è utile. Questo ci potrebbe servire. E sono già 28, dai, sono a buon punto. Questo mondo oscuro mi sa che non è il caso di prenderlo. Ho trovato anche un equipaggiamento, aumentava di 500 l'attacco, così per il me. Oh, questo lo metto. Sì, mettiamo anche questo. Mettiamo un po' di pattume nell'extra. Ah, qua rana degli alberi, eccola, bene, bene. Ma sì, mettiamoci anche questo. Ma io sto variando un po' il deck qua. Sto mettendo anche roba un po' più strana del solito, ecco. Vabbè. Questo no. Curatore della radianza è interessante, ma con un'idea che stiamo facendo non penso servirà a qualcosa. Questa qua penso sia una delle carte più antimeta che esista. Molto piacevole. Serve un cazzo. Serve un cazzo. Ah, 1008. E 8. Grossettino. In realtà ne ho un po' d'extra deck. E Grammarg pure. Ok, no, anch'io non sono messo male. Tanto in chat, deck Exodia per me mare. Cosa vuol dire? Cosa mi significa questa con frase? Quale pezzi? Cosa mi significa questa frase? Stiamo facendo la sfida con deck casuali. Abbiamo spacchettato 30 buste. Stiamo giocando con le carte pattone uscite. E poi deck Exodia. Insomma. Sono le terreno. Ho trovato una carta magica, equipaggiamento interessante. Ma mancano due carte, Mauri, e non per metterti fretta come sempre. Non so cosa posso farci. No, niente, vai tranquillo, ci abbiamo tempo. No, mica male però l'orologio cane. Grande orologio cane. Ok. No, in realtà però non mi serve niente. No, rip orologio cane. Mario, ma lo tradisci così? Serve solo per le magie continue, ma non ne sto usando. Per adesso almeno. E allora fanculo. Maledetto orologio cane. Torni solo se non controlli il suo mostro e zone main. Il mostro equipaggiato non può attaccare direttamente. Esso può effettuare un secondo attacco su mostro durante di battle phase. Il mostro equipaggiato distrugge un mostro e il suo attacco mentre te più immagino il tuo cimitero. Pesco una carta. Lasciamo stare. Ok, questa cercavo apposta.
Bene. Direi che questo è un discreto deck. Abbiamo mostri tuner, non che ci servano più di tanto. Però va bene. Possiamo addirittura fare sto cesso che non verrà mai fatto. Ciao Pedro. Mi sa di no, Meldrisso, lo sai? La fedele della luce fa qualcosa? Non credo. Cioè, fa le robe del fedele della luce, il problema è che non ci serve tanto qua. Posso pensare ai fedeli della luce del cimitero? No, cioè, sì, alla fine del turno ovviamente mi fa 1.003 carte, però, cioè... Serve l'archetipo, se no me ne faccio assolutamente niente. Ah, mostre contributo qua quante ne abbiamo? Un pochino. Ok, sì, dai, un po' ne abbiamo. L'extra deck di scarti? No, no, va bene così. Voglio mettere troppo patume, ragazzi. Non esageriamo. Ah sì, questo l'ho messo, ok, ci sta. Ciao Kaleg, come va? Raga, state pronti che si inizia adesso, eh? Adesso mi sbrigo, tranquillo. Vai, tranquillo. Come era bello Yu-Gi-Oh! Di una volta quando potevi giocare anche il tuo turno. Lo so, ma guarda, Stimmy, che io e Mauri facciamo sto format appositamente per questo, eh? Così riusciamo, esatto. L'unica pecca è che i deck fanno un po' cacare, però vabbè. Ci sta. È giusto che sia così. È come giocavo da piccolo, praticamente. Prendevo un po' di carte, le mettevo insieme e giocavo. Poi perdevo malissimo e smettevo di giocare. Storia triste di Mauri. Allora, intanto mi guardo un attimo i mostri da tributo che ho, che magari metto qualche bel mostro da tributo. Due attacchi su ogni mostro. Fino a due attacchi su mostri durante ogni battle phase. Durante ogni battle phase in questo turno. Tutte le battle phase. E so che ci sono alcune carte che fanno. Che tipo fanno ripetere battle phase, tipo pochissimo. Per Dorio Gentilici Irdix 100, sono Dosef, ho deciso di cambiare nome e diventare la nemesi di Vittorio Sgarbi. Lo avevo già detto, ma volevo ribadirlo nel caso ti fossi perso il messaggio, dato che sei sì, Pedro, mi ero sbagliato. Grazie dei beats, va bene. Comunque ti chiamerò Pedro, sappilo. Cioè, è il nome che leggo, quindi... Comunque, va benissimo, caro. Va benissimo. Questo purtroppo non accadrà mai. Un bersaglio, il nostro controllato deve essere distrutto. Ma what? Che è sta carta? Ma la mettiamo subito? Mamma mia, Mauri, cosa t'ho messo? Ah, cosa t'ho messo? È potentissima. Preparati. Preparati. Ok. Che cazzo era? Ok, vai, togliamo messa sto cesso, tolgo. Faccio un po' di 1.008 vari qua. Perfetto, Mauri. Ci siamo? Aspetta, lui... Ho tolto il babbo l'ombra, guarda. No, questo non lo tolgo. Un po' di 1.008 vari che non fanno mai male. Ok, dai, c'ho un mazzo decent. E questo potrebbe dare un po' fastidio, quindi lo tengo. Difficile usare. Ok, dai, tolgo lo sto cesso qua, via. Bene, atteniamo Mauri. Mauri, fagli il culo, addirittura. Addirittura. Ma un po' di rispetto, ragazzi. Ma pensa a te. Pensa a te.
Ogni tanto io sto scegliendo l'ultimo pezzettino del puzzle qua. Vabbè, dai, questo ci sta. Ah, no. Ci vediamo. Una combo decente pure, video. Cioè. Roar, ti grotti. Ok. Buon Fieric, dopo 20 mesi siamo okay. Sempre qui, la benedizione da Napoli, per non briccare con questo mazzo. Sarà dura non briccare. Cioè, un mazzo un po' sì, meno, però sì. è il bello del mazzo. È il bello del mazzo. Io c'ho un sacco di mostri con 1008. Io ne ho relativamente pochi, però non punto su di loro. Perché è un grosso rischio quello che sto facendo, ma non so neanche se funziona. Vediamo. Questo mi sa che è abbastanza useless. Vabbè, sti cazzi. Bella, i tacchi di Nui. Grazie mille del Prime, caro. E benvenuto, benvenuto. Grazie anche a San Gennaro giapponese, bentornato bro. E lo so che era un 2002 di difesa, però... Oddio, potrei togliere un 1008 qua. Tanto ne ho tantissimi. Forse posso togliere una mano e mettere il 2002, dai, facciamo così. Ancora tre carte. Famo così, va. Tanto ste mani, una volta che ne ho l'una e l'altra, va bene così. Boh. Deck Bresaola. Quindi c'è Usain Tag Force 4, ogni carta ha la sua utilità. Ah, vero. Vero, vero. Sappiamo già come va a finire, Mauri evoca cose o attiva carte che non legge. Lo sappiamo già, lo sappiamo già. Dai! Mauri, non mentire, lo sai anche tu che è così. È esattamente così che andrà. Mi sa che ho finito. Vediamo se... devo toglierne... Oddio, aspetta, ne ho troppe. Oddio. Puoi stare anche con più di 40 carte, Mauri, eh. No, no. Però se vuoi toglierle, togli. Togli, togli. Bene. No, no dai, no, no, resto così, resto così. Va bene. Devo dare un nome, però. Ci sono deck che girano con 41 carte, ogni tanto. I deck in 42 meta. Mettiamo noi. Mauri, attenzione. Va bene. Freddo schermidore. Non mi ricordo se l'ho messo. Penso di sì, però. Suggerito un nome a Mauri. Prima. Sì, sì, l'ho messo, l'ho messo. grosso rischio. Anzi, grosso guaio a Chinatown. Un bellissimo film. Vai. Invita amici. Mauri, sei stato invitato ufficialmente. Togliamo il secondo POV. Buffete. Ah, è tempo della scommessa, ragazzi. È tempo del gambling qua. Gestisci sondaggio. No, non è sondaggio, pardon. Pronostico. Abbiamo il pronostico. Chi vince? Fieric. Mauri. Avvia il pronostico. Ricordo che vale per tutta la best of 5, quindi non sarà rifatto per ogni singolo game, ma... Questo pronostico si intende chi vince 3 partite su 5, ecco. Non l'ho specificato. Vai, se volete scommettere, scommettete. Bella Power Scarab, grazie di 10 mesi, bentornato. Buonasera, caro. Signor Fieric. Come sempre lei è un grande. Ovviamente sì, sì. Vincerà ovviamente lei. Ovviamente vincerò io. Mauri, per adesso, soltanto una serata mi ha battuto, mi sa. Quando aveva quel mostro Gizmek molto Orochi. Emozionante. Vabbè, mostro sbroccato. Come vanno i pronostici? Ma 61% Mauri? Oh, ho visto qualcuno mettere tutti i soldi del mondo, praticamente. Oh, per adesso è 39% me e 61% te, Mauri. Ok, no, ah, adesso no, 55% me, ok. Attenzione, gente crede in Mauri, ci sta, ci sta. Grazie, Kaleg. Del resto, voi avete visto anche il suo... Io ovviamente non ci ho guardato, anche perché è troppo piccolo, non ci vedo, quindi... Eri piccolo, non so, esatto. Vai, Mauri. 58% me, 42% Mauri. Inizia il duello, Mauro, ho fatto iniziare. Ho premuto. Va bene. Fieric, vinci tu, please. Ci si prova. Tanto inizio io. Kalig, ho puntato di CK su di te, Mauri.
Fa decklist del deck ruspe. Boh, non c'è segnata da qualche parte. Io l'avevo copiata online, eh. Cioè, non pensate che sia un builder io. Ok, caro Mauri, ok. Io inizio così. Bene. Prego. Zuri, cavaliere del mondo oscuro. Il mio giallone potente. Attenzione. Ricordiamoci che Mauri c'ha delle trappole sbroccate, c'ha cilindro magico e prigione dimensionale. Non è roba da poco. Eccolo lì, carta coperta. Doppia carta coperta. Esco e minimo Mauri le ha entrambe. Aspetta che devo fare i conti adesso. Dio, aspetta. Però chissà se hai mostra all'altezza. Carico la Genkidama, sì. Kiryuchi, abbiamo preso il cazzo oggi pomeriggio. Sì, te. Mandare la prima carta del tuo deck al cimitero, se fai nulla l'attacco. Attenzione. Ok. Ok. Beh, e... Sopravvissuto DD. Io. Anche se lo bandisci torna, okay. Esatto. Potrebbe essere un'ottima idea, caro Mauri. Facciamo così. Haha! Bene. La nave da guerra. Come la mettiamo? Ah. Lo sapevo. Ecco qua, Mauri. Via! Mauri può attivare qualcosa. Perfetto. Prego. Avete visto come abbiamo counterato la Naturia? Lui pensava di stallare con il suo tuner. Ci deve essere un mostro dei suoi attacchi fisici in entità attuali fino a fine questo turno, una volta per catena, quando mi ha attivato una carta. Ok. Va bene. Abbiamo dovuto far usare carte forti a Mauri. Mi ha attivato una carta trappola. Mentre questa carta è nel tuo cimitero, puoi evocare specialmente questa carta e mostro. Ok. Sare, ok. Ok, vabbè, sì. Cioè, probabilmente fa un po' da difesa. Va bene. Ok. Vediamo un po'. 1008 in attacco. Arriva la prigione. Mauri mi mette in prigione. Quanto state? No, il cilindro magico, va bene, va bene. Si strofina i miei occhiali. Il cilindrone. Sotto le sue ascelle. Sono quattro come gli anni di galera che mi sono fatto. Ecco un fun fact. Napoli è una delle città da visitare, quello, ma non va da bene. Tornerò con altri fun fact il prossimo mese. Grazie, Gheipardo, per i quattro mesi, bentornato. Interessante nozione, interessante.
Il mio cervello si sta espandendo. La Madonna! Ma cos'è sta animazione? Mai vista? Mai vista, effettivamente. Ok. Ok. Prego, Maori. Thank you. Allora. Maori c'ha un gran mazzo, ragazzi. Non sottovalutiamoci. Cioè, queste due trappole sono tanta roba, Queste due trappole sono tanta roba. Tà del budget per animare i cilindri. Stiamo 0-0. È il primo game questo, Cadis. Ok. Trappole qua, mannaggia, chi so io, guarda. Oh Cristo. Ha messo il tuner. Eh sì. Ho rivaluto. O cerca di capire perché non può evocare robe. No, sto pensando. Ok, Mauri, pensa. Stavo pensando intensamente. Proprio. Fortissimo, pensa fortissimo. Fortissimo. Sì, 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 sì. Ma sì, chi se ne frega. Ma sì, dai. La giga evocazione sincro, signori. Sei impallato, Mauri. Ok. Eccolo qua. Oh Maro. Cos'è sto coso? Non posso usare l'effetto, però. Ah, va bene. Ok, è un 2005, sì. Capisco. Aia. Eh sì, ci ha fatto male, ci ha fatto male. Ci ha fatto male. Ok. Uè, clapperone. Drago Meteor Esplosione. Occhi diversi. Sì. Questo è niente, Claff. Questo è niente. Andiamo così. Andiamo così. Però occhi diversi è divertentissimo. Io penso, Mauri, che metà delle persone che mi seguono abbiano capito cosa stiamo facendo. Non abbiano capito che abbiamo spacchettato 30 buste e stiamo giocando con le carte del cazzo che abbiamo trovato. Ed è così da novembre che facciamo sto form. Pat! Urca! Carta coperta! Ah, vabbè, che parli in quel caso. Cos'è sto cesso? È un po' bruttino. È bruttino, sì. Va bene. Ragazzi, che board brutte. Siamo il 2009. Prima, altro che 2009. Ok. Mauri mette un sacco di carte. E adesso che si fa? Lo so. Dai Mauri, ci vuoi fare andare a letto? Se vuoi puoi passare il turno, se non ti senti da attaccare. No. Sicuro? Vabbè, ok. Che non va. Dai. Non so cosa possa essere. Non ti sei attivata? No, forse sei tu che devi attivare Con questa carta sotto tuo comando viene distrutta una carta del tuo avversario mandata al cimitero, puoi scegliere un avversario o mostro di controllo a distruggilo. Forse doveva essere scoperta? Non lo so, ma grazie. Ah, bene. L'effetto del sincro? Oh, non mi ero accorto! Sono
L'ultimo pezzo. Ah, vabbè, Mauri. L'ultimo niente, pezzo. Sempre Mauri, tanto non posso attivare l'effetto. Io non l'ho letta perché dico, va bene, cioè, mi fido delle sue parole. E invece... Va bene, capisco Mauri, capisco. Quello cosa fa? Ah, lo evoco. Va bene. Vuoi tenere con la tua main phase? Comunque sì, c'è scritto qua, no, i mostri no. del mio... I miei mostri non posso attivare l'effetto nella battle phase. E quindi niente. Lui si attiva in battle phase. Allora sto un po' nella merda. Ve lo giuro, non ho letto quel pezzo lì. Ho letto il casino con le pendule. No, sicuro non posso usarlo. Lo metto. E... livello 4. Vabbè. O così, ragazzi. Ah! Ok. E dimezziamo il suo attacco. E non so se fare anche questo. Cioè non è che mi aiuti realmente, però... No, sti cazzi. Attacco, Mauri! Mi dispiace. Alla prigione, eh sì. E allora niente. Capisco, capisco. Va bene, Mauri pensava di aver vinto. Pensava di aver vinto. Ok, ok, ok. E lui cosa facciamo adesso, eh? Ok. Se il tuo avversario controlla più mostri, puoi scegliere un mostro come avversario e distruggerlo. Ciao, Mauri. Oh. Arrivederci. Ecco qua. No. E nel caso... No, nel caso niente. Tanto tu... Va bene. Prego, Mauri. Attenzione. Mauri pensava di aver vinto. Pensava di aver vinto. Madonna, che culo. No, eh. Che cazzo ho trovato adesso? Vabbè. 700. Aspetta, però sono ancora vivo in teoria. Sì, sei ancora vivo, mi sa. 1000. Oddio. No. No, 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 non sono ancora vivo. Faccio giusto per fare. Vabbè, niente, ragazzi. Top deccato. Che culo. Cosa fa questo? Aspetta. C'ho anche questo. Ma cosa fa quello? Va bene. No. Non così in fretta, Mauri. Non così in fretta. Io non... No. È vero? Easy. E il mio non viene neanche distrutto. Perché? I miei mostri guerrieri antichi guerrieri non possono essere distrutti. Bene. Prego, Mauri. Se uno ha più carte non ti deve essere distrutto. Vabbè. Ma che è sta roba? Niente, ci ho provato io. Nice try, Mauri. Nice try. Attacco, giusto. Vabbè, per... dai, un po' di danni. Ok, ok. Se ti metto lievi da vita perdevi comunque, però niente. Cioè, se mi toglievi l'attacco, scusa. Oddio, quanto era? 2003. No, non perdevo. Non perdevo, eh. No, perché tu avevi 2003, mi avessi fatto tipo 1050 e... Esatto. Comunque adesso... io te l'ho dimezzato, ma solo per quel turno lì. Tu per sempre, quindi molto bene. Oh, cosa bella che una volta per turno... Ah, controlli più mostri, Mauri? Ah, hai messo anche un mostro con zero d'attacco in attacco, complimenti. Sì, purtroppo, perché prego, mi sono divertito da come lo dicevi tu. Ma che roba è sta combo? Ma che stai facendo adesso? Vabbè, ma... Non la leggo neanche. Bene, Mauri, dicevamo. Prego. Niente, praticamente ho pescato le uniche due carte che scombano tantissimo tra di loro e ti hanno abusato. Però Mauri deve... Non ci credo. No, il Battle Fader c'ha pure.
Il Battle Fader ha trovato. Quello era in meta, lo sai? Nell'Edison sì. Format, sì. 2010. Va bene. Minchia, il cuore dei crati esiste davvero. È che c'hanno degli effetti chilometrici questi. Però, cioè, avevo visto che singolarmente erano forti, ma non ci avevo fatto caso che scombassero insieme. È vergogna, cosa volete che faccia? Buh, Mauri, buh. Ecco qua. E ora di chiudere la partita, Mauri. Ma cos'è sta roba degli antichi guerrieri? Mai visti, mai sentiti? Allora, io li ho spacchettati. Allora, io li ho presi perché erano singolarmente forti gli effetti, no? Dico, ok. Però non ci avevo fatto caso che uno si potesse evocare quando l'altro è rimasto attaccato, capito? È come i samurai? Praticamente sì. Mamma mia. Mauri convinto di vincere. Annichilito totalmente. Cioè, meglio di così mi piace di poter fare. Beh, oddio, ma cioè io non è che non ho più copie di questi, è stato un caso che li avessi entrambi in mano. No, appunto, però quello lì era il meglio che potevo fare, penso. È stato il game del top deck questo, mentre tu hai top deckato la Vespa lì. Ovviamente. Questa è la Konami, questa è la Konami che si è messa in mezzo. Sprusca, mangia tanto proteine, cioè non so cosa dire. L'unica è quella. E non esagerare con le calorie in generale. Certo che è la Konami che si è messa in mezzo, avevi anche dei dubbi. Allora, direi che facciamo così. E poi, perché no? Legion-basso, ma 7 più CFX 100. Comeback alla cassa dentro. Grazie, Legion di Beats. Questo è stato un comeback incredibile, sì. È stato un discreto comeback, devo dire. Allora, fammi pensare. Metto quella carta del cazzo. Mauri pensa, Mauri riflette, Mauri legge bene i suoi effetti. Sì, perché sai che conviene. Lo so. Non è questione di cibo spazzatura, ovviamente, cioè, anche se mangi il cibo salutare, comunque se mangi troppe calorie ingrassi, però diciamo che nelle calorie, anche quando stai fermo, l'importante per mantenere muscoli, cioè sto parlando nel caso ovviamente tu fossi un atleta, non sto parlando di una persona normale, diciamo quella sedentaria. L'importante è mangiare tante proteine per comunque mantenere i propri muscoli. Però cioè se uno non si muove è ovvio che dopo un po' inizia a perdere. Però nel primo periodo non perdi niente. Ok. Tu invece questa carta nella mano del suo proprietario, quindi distrugge un mostro tranne quello che combatte, infligge 600, poiché è stata evocata, bla bla bla. Ok, capisco. Bene. Oh, perché non termini? Cosa succede, Mauri? Me lo faceva che cazzo. E adesso ti spiego perché le carte coperte si mettono nella seconda main phase. Bene. Prego. Dobbiamo controllare lo stesso numero di carte, Mauri. Eccoti una delle carte più in meta. Ma dai. Cristo Dio. Ecco qua le carte trappola che hanno subito power creeping. Niente. Mauri, dobbiamo controllare lo stesso numero di carte. Lui è un po' troppe, non è giusto. Serve uno sconto ad armi pari qua. Bene. E niente, Mauri. Hai scoperto la carta. Bandite coperte, quindi non so neanche cos'hai bandito. Vabbè. Bene. Dal prossimo game, Mauri, ho come l'impressione che le metterai sempre nella seconda main phase, le carte coperte. Dio santo. Niente, una bella carta rovina gioco dei giorni nostri. Oh, finalmente è arrivata la carta rovina gioco. E niente.
Grande Pando. E niente, Maori. Eh sì, capisco. Capisco perfettamente. Grazie, Konami. Konami Things. Attacco. Il mio giallone, incredibilissimo. E quella è una discreta carta dell'outplay, ragazzi. Una discreta carta dell'outplay. Di quelle proprio che... che cambiano il gameplay da così a così. L'unica trappola decente che possiedo. Tun tun tun. Tun 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 tun. Tun tun tun. Allora, facciamo così. Hai ragione, Poiru, però io, cioè, un atleta che per un motivo o per l'altro deve smettere di allenarsi per un mese deve mangiare proteine. Dai, sì. Poi dopo un po' non ci puoi far nulla, però questo tipo... semplicemente è... è il massimo che puoi fare. Cioè, se mangi meno quelle... Scarta dove mette le carte? Cosa? Scarta dove mette le carte? Al cimitero, certo. Okay. Vai, Mauri, scarta, scarta. No, per come? Posizionata, Cristo Dio! Almeno l'attivo. Non mi cambia le cose. Bene, Mau. Bene, carta tolta. Lo devi scartare. L'ha già fatto. Sì. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Mauri si countera da solo. Ma non è attivata comunque. Ho fatto quello che volevo fare. Per sì, fortuna. Potevi attivarla lo stesso. E quello è il punto. Cioè, la sì, carta sì, no, trappola. Appunto. Potevo attivarla senza fare quella cacata lì. La tirerò esatto. Via quella carta. Esatto. E adesso, Mauri, scoprirai oh, un'altra no. Carta. No. Ecco qua. Aumentiamo di 1500 il mio attacco. Così. Così. Sì. Solo per questo turno, però... Però sono 1500. Però sono 1500, onesti, onesti. Non ci sono mostri di poker specialmente. RIP. Meno male. Unlucky. Mauri, devi iniziare a leggere le carte. Eh sì. L'anno prossimo. L'anno prossimo le legge. Fulmine del mondo oscuro. Mi tocca davvero fare sta roba? Vabbè, dai, facciamo. Oh, Jesus. Cioè, è un suicidio, però. Perché butto lo turno, però... Vabbè... però... Però me l'hai distrutta, io mo che cazzo faccio? Insomma. Un poco... insomma. Not great. Not great. Facciamo così. Maledetto il drago furia esplosione. L'hai ritrovato, anche l'altra volta ce l'avevi. Maledetto. Allora, era questa qua esattamente? Mi pareva fosse quella, se non ricordo male. Allora, aspetta, cos'è che dice questo? Pensate se Mauri riesce a combeccare il game nonostante abbia intato. Purtroppo non ho quella carta che pensavo. Aspetta. Oscurità che simbolo era? Oscurità, Mauri. Quello che... Era quello... di questo drago qui, vero? Sì, sì, è quello lì. Ok. Allora, niente. Ok. Mauri ci attacca. 3008. Perché io non ho tante carte...
Cioè, non ne puoi mettere, ho paura. No, sì, però, insomma. Vabbè. Tocca difenderci qua. Difendiamoci. Ho so paura delle carte coperte. Attaccale, Mauri, cosa potrebbe mai accadere? Cosa potrebbe mai accadere? Allora, visto che questa qua adesso non mi serve, mi ha fatto male a metterla, faccio un sacrificio. Attenzione. La uso per vedere che carta è. Ah? Anche se subirò dei danni. Attenzione. Ok. È una giocata strana, Mauri, capisco. Avevo paura degli effetti che potevi attivare. Ho capito, non penso che attaccare col 400 di attacco... No, subisco danni, vedo che cos'è, non te l'ammazzo in quel caso, e quindi sto fermo. E metto questa. Maledizione la carta coperta. Ok. Ha senso evocare sto coso? 2, 3, che cazzo ci abbiamo? Niente. No. Fate no, sono due queste, non posso mettere. Anche perché devo fare questa cosa qua. Tuk. Attenzione, Mauri c'ha qualcosa. Mandalo al cimitero. Oh, te la no. Ricordi, Mauri? Hai usato un sacco di volte contro di me. Che faremo a riguardo? Piango. Mauri piange. Farò questo. Allora, tu prigione dimensionale non me l'hai giocata. Ah, devo stare attento qua. Allora, io vorrei attaccartelo. Però c'è un problema, Mauri. Che se tu li hai prigione dimensionale, il mio Dino Wrestler va a puttane. E se peschi dopo un 1.800 io ho perso. Con sì, basta una carta d'attacco. Se è prigione dimensionale. Se invece è cilindro magico è più o meno la stessa cosa. Quindi io passo. Non bisogna rischiare. C'ho 1700 life points. Fammi leggere. Sì, 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 Pepe Braz, proprio quello che dici tu, guarda. Allora. Ok, ah, che palle. Vabbè, attacco, insomma. Un effetto. E insomma. Tanto non subisci danno dall'effetto. No. Ma te la distruggo. Però me la distruggi, non mi fa piacere. Io attacco. Aia. Il main 2 non penso di poter fare niente. L'effetto che non voglio fare. E termino. Allora dunque, farò così, Mauri, prego. Mauri, placcati. Mauri, ragazzi, paura. Potrebbe fare ho comeback. Paura. Altra carta coperta, attenzione. Altra carta coperta, Mauri. Tu. Mauri attacca, attenzione.
Cosa? Ti piacerebbe, Mauri? Ti piacerebbe? Ah, non te la rompo. Okay. Il calcolo dei danni di questa battaglia utilizza l'attacco di fist originale di ogni mostro, Mauri. Ah, originale. Originale, sì. Quindi Madonna. 2000. Sono tipo il personaggio, io sono l'anime boy, no? Battibile. Davvero, in questo momento davvero. Quello che c'ha sempre la carta super situazionale per la situazione. Oddio santo. Piazza, che ti sei perso una partita abbastanza epica per adesso. Mi fare sta cosa. Sì, ma fino alla fine del prossimo turno. Sì, ma vuol dire il mio. Sì. Non potevi farlo, cioè non potevi aspettare. No, non sapevo che la usassi, era perché adesso per sicurezza me lo tengo vivo, non si sa mai cosa tiri fuori. Ah. Tanto non fa danni diretti a te. Sì. Allora. Andiamo a provare a fare sta roba. Vai, tanto non subisco danno da quel 4000. Glorioso paladino d'oro! Puoi equipaggiare un mosso d'orario da 7 da tua questa carta. Ah ah ah. Immune agli effetti. Invocare specialmente i draghi nel cimitero. Faccio robe, Mauri, beccati questo. Ok. Ok, prego. Sì, piazza, una partita abbastanza epica. Ma fa ridere che stanno uscendo a tirar fuori delle combo dai nostri mazzi meravigliosi. Sì, devastanti. Lefonza 3.400. Cioè, saranno ben più eccitanti sti game, ragazzi, rispetto che quelli con i deck in meta che puntano tanto a fare a chiudere la combo e a vincere. Oddio, è ritornato quel cesso. Tranquillo, non me ne frega niente. Oddio. Dimmi che non esce un 3000. Ah, ok, quello di prima. Ok. Tutto bene, Ergis. Puoi mandare questa carta alla tua mano, scopo del terreno al cimitero. Ah, mi cambi i bersagli praticamente. Per l'altro. Sì, ma solo se attacchi un mostro coperto. Ah, ok, sì, solo coperto. Cioè, almeno così ho letto. Ok, 500 life points, bene. Bene. Insomma, non proprio benissimo, se devo essere onesto. Allora, calma. Calma, signori. Calma, signori. Calma, signori. Aiuto. Però se evoco anche questo tizio, mi serve qualcosa? Stai pensando a dire che hai veramente qualcosa? Io ho paura di cosa fai tirare fuori. Lo sai, Mauri, che ho veramente qualcosa. Ma non sai cosa. Voglio giocarmi questa carta. Ma sì, dai. Prego, Mauri.
Ma adesso io ho paura a fare cose. Fai bene ad aver paura, caro Mauri. Vediamo cosa succederà. Io devo attaccare, ma so già che qualcosa finirà male. Mauri vuole attaccarci. Ecco. Ecco qua. Arrivederci, Mauri. Terrore. Scegli come bersaglio un mostro scoperto da bersaglio a livello. Offri un tributo, se lo fai, ok, me lo evochi quella roba lì, quel livello pari all'originale, il livello 7, molto bene. C'è anche la trappola. Lì non puoi evocare nuovamente specialmente mostri. Non posso più evocare se non nella roba 20 errore, sì. Però ti tributo il tuo e me lo tolgo dai piedi, praticamente. Ok, giusto. La catena di quella roba lì. Quante combo che stiamo facendo. Combo incredibili. Io ho 500 life points, ragazzi, sono messo un poco male. Mauri è una minaccia per la società. Bene. Tuk. Ok. Cosa farà Mauri adesso? Cosa farà il Mauri in questo momento? Allora, gli abbiamo tributato il suo merdoso. Io adesso però c'ho sto coso in campo. Che non ti voglio assolutamente uccidere, tra l'altro. Esatto. Però visto che qua puoi fare evocazioni particolari e avere ancora mostri attivi, devo fartene fuori qualcuno. Quello non lo uccido perché sennò... Sennò mi... Allora, se giri l'altro hai 100 di attacco, quindi non me ne frega niente. L'altro... Se lo metti in difesa è per salvarti il culo, quindi no, io endo. Ok, Mauri, ok. Puoi fare una mazza, in teoria. In teoria? In teoria, poi non so. Penso tu abbia dei tipi di 20 errore. Può fare... Non so. Non so proprio niente. Sei in difficoltà, Mauri, per caso? Non lo so. Drago Samsara! Cosa fa? Sei bandito e... Mi prendi in mano lui. Ok. Ecco qua, Mauri. Sblocchiamoci il campo. Esatto. Come la mettiamo adesso? Hai posizionato come tributo qualcuno. Sì, esatto. Perché i preventi dice che non posso evocare, però posso però posizionare. Puoi posizionarli, che è un problema. E sì, così sono riuscito a sbloccarmi il campo perché l'ho tolto. Grazie al drago che va al cimitero, Mauri. E sì, quel drago l'avevo preso col tizio che quando viene evocato equipaggia un drago dal deck. E ha 2000 di difesa. Pensa che cazzo... Prego. Tocca a te, Mauri. Ha 2000 di difesa. La partita è ancora aperta. Io ho 500 life points, ragazzi. Ho 500 life points. Dobbiamo stare attenti. Lo faccio. Pedal, ma perché? Scarta tutto quello che hai. Oddio. No. Non mi interessa cos'hai, tu lo scarti adesso. C'ho gran marga. E io pesco. Anch'io pesco. Ok. Vabbè, sì, under tanto, voglio dire. Ok. Mauri, non sono molto contento di quello che hai giocato. No. Ho gran marga. Maledetto. Maledetto. Comunque è una partita super... Super combattuta. Quelli e... Se giri quello lì, insomma. Guarda che ho tutte le crepe sul mio lato di terreno perché ho 500 life points. E il gioco sta cercando di dire, bro, guarda che ti sta rompendo. Grazie Vespone per i 2 mesi. Bentornato, bello, come stai? Konami, aiutami per quest'ultima volta, fammi vincere, cazzo! Allora... Sì. Metto in sottotitolato una cosa. Io questa carta non so come funziona. Ok.
Perché lì c'è effetto. Però, cioè, se è così l'effetto, lo posso usare solo il primo turno. O se non in casi particolari. E soprattutto, non farei altro in questo turno. Però voglio farlo per capire come funziona. Quindi, ok. Non è che non ho letto, è che non capisco cosa c'è scritto. Ok. Quindi io la evoco. Proviamo. A posto, è quello che pensavo. Distruggi questa carta scoperta. Ci sono mostri scoperti sul terreno. Fosse solo carta. Per l'effetto. Ok, niente. E poi tutto il resto è praticamente la carta da mettere se non c'è niente in board o il primo turno per bloccare per qualche motivo. Niente, volevo solo controllare. Ah, ok. È una carta un po' inutile. Ma perché non, cioè, non si era capito? Distruggi questa carta. Ci sono mostri scoperti sul terreno. Non so perché è tutto, sono tutti effetti sotto. Quindi non sapevo se anche quello faceva parte dell'effetto. Ah, cioè. È che di solito gli effetti li devi attivare, per cui non sapevo se era da attivare o no. Sì, ma c'è scritto distruggi questa casa se sono mostre scoperte sul terreno. L'ho letto. Però, volevo provare. Non molto bene, vabbè. Non avrei fatto altro, ti ho detto. Comunque. Torniamo a noi. È il posizionamento lì il problema. È ora finalmente di menare, ragazze. Se Mauri evoca per qualche motivo, dovesse evocare per qualche motivo un 2005, un 2300, mi butto dalla finestra. Ho fatto un po' troppe finestre, mosse. Forse è giunta la fine, ragazzi. Forse è giunta la fine di Mauri. Partita gentilmente offerta da Evenly Match dal turno 1, che ha tolto via tutta la board di Mauri. Che culo. Konami non voleva che finisse la nostra best of 5, ragazzi. Konami, il burattinaio, ha mosso i fili. Era destino, ragazzi, che Mauri vincesse. Vedete? Che culo. Vedete? Che... Parliamo del cuore delle carte. Mauri ha trovato il 2003 che poteva evocare. Così. Letteralmente. Non un 2250, un 2003. Evocato e ha vinto. Oh, partita bellissima comunque. Sì. Penso la più combattuta in assoluto di questa, potrebbero farsi un episodio di un anime con questa. di quelli finali anche. Magari senza la parte di Mauri che evoca mostre che si distruggono. No, vabbè, tira via quella parte. Quelle filler, Ah, quindi però... sono i filler, va bene. Questa è... va bene. 2-1, ragazzi. 2-1. Siamo 2-1, vero Mauri? Sì. Sì. No. Ho fatto 3 partite già. No, 1-1 siamo. Chat, quanti game abbiamo fatto? Non mi ricordo se è passato. 1-1 siamo, ok. Ma dovevo scegliere! No, ho scelto io. Ah, no, ok. Sono spaventato. È solo il terzo game questo, davvero? Sì. Okay. È durato un sacco l'ultimo. Per cui mi sono. A forza di fare i comeback. Ok, 1-1. 1-1, ragazzi. Dunque. Mauri, hai fatto una partita non indifferente, devo dire. Non leggerò, ma quando riesco a leggere qualcosa... Non leggo, ma se leggo... Va bene. Iniziamo la slow. Non ho levato i serpenti, inutile, va bene, non importa. Però non esco. Oh, vabbè, magari riesce a trovare lo spot per piazzarlo lo stesso. A parte che coperto in difesa puoi sempre metterlo, nel prepararti un attacco. Comunque, raga, Mauri è un deck molto forte, non sottovalutatelo. Cioè, anche lui ha le sue evocazioni di pezzi grossi e speciali dalla mano. Io ho, ok, giusto. E Mauri, sono sempre quelle le carte, quanto leggi? Aspetta, fammi pensare. Mauri,
così. Tutto. In. Difesa. È la Madonna. No, è tanti livelli per niente. Sarà di una combo, sì, strana, vabbè, ma sì, non mi interessa quello. Non puoi evocare specialmente i mostri per essere il turno, eccetto mostri samurai super pesante. Distruggi una carta nella zona magia e trappola il tuo avversario, poi puoi posizionare la carta magia e trappola distrutta sul tuo terreno. Ok. Poi metto lui, che è il 1850. Mm-hmm. Che io avevo una volta e mi ha fatto perdere la partita. Cioè, okay, almeno potevo vincerla, ma no, l'ho persa io, mi poteva far vincere. Si è attivata adesso. Vabbè, niente. Stavolta si può sto attivare. Coso qua, aspetta. Fanculo, va, sparisce. Vabbè. Siu! Siu! Ah, si cambiano, ok. La grande combinazione. Hai preso entrambe, va bene. Le avevo entrambe, Mauri. Abbiamo entrambe le mani. Guarda che leggo l'effetto. Prima di dire, questa carta è la tua cimitero. Puoi scegliere un bersaglio, un mostro macchina con attacco per stesso def che controlli. Tipo il mio. Manda dal tuo deck al cimitero un mostro macchina con attacco pari al suo stesso def. Con livello inferiore a quel mostro scelto come bersaglio. E se lo fai, il mostro... È complicato. Ma che cazzo di carta è, Mauri? Non capisco. Ah, quello che ti ho distrutto, ok. Ma che Cristo io, se posso attivarle. Attacco pare a stessi controlli. Cioè, è il samurai super pesante, Mauri. C'ha 1000 attacco, 1000 di difesa. Sì, sì, sì. Vuol dire che ne decco qualcosa che posso... Ah, ok. Va bene. Ok, Così. Ma... tu vedi che carta è? Io... Sì, mi ha dato Deskbot. L'ho messa perché non sapevo se metterla o no. L'ho messa e basta. Adesso ho imparato, metto in main phase 2 le carte posizionate. Capisco perfettamente, vabbè. E finisco. Allora... Meglio perché le carte inutili dal deck. Ah beh, certo. Io faccio così. No, posizionato. Prego, Mauri. Non mi piacciono. Non ti piacciono le carte posizionate? Attaccamela. No, no. metti il burattino attacco e attacca. Penso. Vediamo che succede. Ciao, Massimo, buon augurio. Incredibile, ragazzi. Ok, Mauri, ok. È un problema, lo so, però... Ora te lo faccio vedere io il problema, Mauri. Il tuo problema è che non me l'hai attaccata. Lo so. Eccolo. Chi arriva? Pulizia contatti! Benissimo. Uno e due. Ecco qua. Va bene, Mauri? Quindi, fai esattamente le due carte posizionate qui. La carta magia perché l'hai posizionata? Per baitarmi? Sì. Ah, ok. Incanto trick contra. Va bene. Comprendo. Ne ho alcuni incantatori. Ah, ok, sì, sì. No, ma non capivo perché l'avessi posizionata. Era per il bait. Ah, ok. Quelle carte poi coperte prima, sono prima rischio. Quando ricevi quella lì è una o l'altra, non era nessuna delle due. Quindi ho detto, gliele metto così magari. Ah, ok. Vabbè, oh, ci sta. Guarda che c'è anche... Cioè, in competi adesso è veramente un cazzo, però ai tempi, fino a 10-15 anni fa, si mettevano le carte coperte per baitare. Per fare l'effetto, sì. Fare paura. Sai, soprattutto tipo in GOAT format, dove c'era tipo tributo torrenziale che, sai, ti poteva cambiare le sorti di una partita. Sì, sì, sì. Riempi la board sotto così fai cagare tutti quanti addosso. A Mario ho messo una carta coperta. Una carta coperta ha messo Mauri, eh? E quella potrebbe essere un cilindrone. Potrebbe essere un cilindrone. Oh, mi sta baitando! Un cilindrone, quello. Mauri si beccherà
il Jet Anatra. Va bene. Non fa assolutamente niente. Attacco. Però attacca. Però attacca. Allora, quello lì è un cilindrone, secondo me. Sono convinto al 99,9%. Però è meglio farlo usare adesso che non gli può fare attacchi su mostri che magari gli servono. Io ho 8000 life points, quindi io attaccherò. Vediamo un po'. Non l'attiva, ok. Quindi o non è il cilindro, oppure Mario vuole tenerla per un'occasione migliore. Che potrebbe essere. Potrebbe essere. Si stava incazzando come una... Grazie maniera. Stebisa per il Prime, benvenuto Stebisa, benvenuto. Godopoli. Cosa? No, il mio Jet Anatra no! Urca. Unlucky. Ok, 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 ok. Ai 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 ai, ragazzi. Ai 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 ai. Battle phase. Non molto contento di ciò. La mia Anatra in realtà la volevo. E ok. Urca. Però non mi serve a niente. No, assolutamente no. Assolutamente no. Cosa voglio fare? Mi sa niente, qua passo. Devo avere pazienza sta partita. Devo avere molta pazienza sta partita. Mauri c'ha il pezzo grosso lì. Poi ha una carta trappola non indifferente quelli che mi ha attivato. Cioè ha due effetti molto forti. Molto forti gli effetti. Ciao Pedro. C'è una cosa che non mi ricordo più, Rick. Se una carta è posizionata e il turno dopo la giro, quindi la evoco, sì? Per scoperta. Scoperta, sì. Posso evocare anche una carta normale? Certo, certo. Evocazioni scoperte finché vuoi ne puoi fare. Non contano, non vanno a intaccare l'evocazione normale. Non lo ricordavo più. L'avrei... Attenzione. Anche la partita scorsa. Carta coperta per i Mauri. Ok. Carta coperta per Mauri. Questo attacco ci ha fatto un po' male, ma la pazienza ci premia. Via. La pazienza ci ha premiato e adesso attacchiamo anche quella coperta. Ok. Non hai potuto attivare l'effetto? È vero. Perché non hai mostri normali, mi sa. No, non hai mostri normali, mi sa. No, Drago Guerriero ne ho, sì. Mostri normali, senza effetto, vuol dire. Ah, mostro normale, Drago, normale Guerriero. Allora no, in quel caso no. E niente. Scommetto che l'hai messo... Non era per quello. L'ho messa per un motivo. Ok, però... ok. Va bene. Dai, tanto vinci, se Yugi butto in persona avrei qualche carta in tasca e poi... Ma non so se... Ma hai visto la partita di prima con Mauri? Che cazzo ha tirato fuori? Cioè, lui è Yugi muto, altro che... Veramente ha top decato l'unica carta in tutto il mazzo e poteva farlo vincere in quella situazione. Carta coperta. Ok. Ok, accettabile. E si accontenta di quella. Mi accontento, purtroppo. Mauri si accontenta. 1600. Hai troppe carte lì in mano. Beccati
Patberice o Berice, non so come si pronunci sto pesce. Quando questa carta dice danno, quando tu sei attaccato, scarto una carta a mano del mio avversario. No. Vai, Vatberice! Tocca farlo. Mamma mia. Battle Fader per l'attacco di Vatberice. Pensate. Per non scartare carte. Per non scartare carte. E per non subire troppi danni. E allora bisogna fare così. Vatberice non può rimanere lì a prendere il cazzo. Main phase 2? Main phase 2, sì. Viverna rossa. Viverna rossa 2004. E lì. C'è sul terreno c'è un mostro. Ah, in caso di parità scegli tu. Molto bene. Cos'è questo? Lasciamo stare questo effetto, vai. Ciao Giagia. Comunque per adesso questi sono i deck più bilanciati in assoluto che abbiamo avuto. Cioè è proprio... per entrambi. Devo dire... Chat, cosa ne pensate? Tutti voi fan della serie delle battaglie degli sneak peek tra me e Mauri, questi sono i deck più bilanciati, no, per adesso. Io adesso ho una domanda. Tu come hai evocato questo tizio qui? Viverna rossa? È un'evocazione speciale? Sì, cioè è una sincrovocazione speciale. Allora certo. Non è possibile che non possa fare questa. Io posso scegliere un mostro evocato specialmente su qualsiasi terreno. Però non posso, a quanto pare. C'è qualcosa... Che stai sbagliando, leggila molto bene. Magari puoi... bersaglio un mostro evocato specialmente su qualsiasi terreno. Sì, ma non è che devi... Ma è una magia o trappola? Perché normale, è una magia. Oh, secondo me dovresti leggerla bene, capire cos'è che missia. Dopo te lo chiedo. Forse non devi avere... Forse non devi controllare delle carte, leggila tutta per bene. Cioè, è cortissima anche. Non importa. Sto cercando di capire qua. Questo effetto può essere solo scoperto sul terreno. Ok. Oh. Che stai usando? Deck a caso, ci siamo fatti spacchettando 30 master pack. Sono uscendo le partite abbastanza divertenti. Basta. Ma così. Sì. Ok. Cioè, o intendo evocato specialmente, ma... Cioè, perché questa ma è una sincrovocazione. Evocato specialmente. Ma non lo so, per quello ma... Allora, tutte le evocazioni dall'extra deck sono speciali. Però non so se intende specialmente in un altro modo. Tipo quella che metto io, che c'ho due carte insieme, la metti sopra. Cioè, se questa carta... No, non ho alcun effetto che lo annullino, quindi non capisco. Perché mi... ok, sì, capisco. Si può ancora attivare anche lì? Io pensavo di farlo qui perché pensavo non si attivasse. Niente. Durante il turno di qualsiasi giocatore, se sul terreno c'è un mostro d'attacco superiore a questa carta. Sì. È fortissima. È veramente forte Viverna Rossa, sì. Però soltanto una volta in assoluto. Ma allora, usarla. Cioè, la carta che ho adesso potrebbe scambiare le cose, ma non me lo fa fare. Dopo cerchiamo di capire che carta è il perché non puoi attivarla. Dopo cerchiamo di capire il perché. La risata boss finale. Povero Mavri. Bullizzato. Avevo tutte le condizioni per farlo. Anzi, te lo dico subito, così poi non abbiamo dubbi. Non importa, tanto non è un problema. La perderò sta partita. Aspetta, Mauri, non è detto. Mai dire mai. Dai.
Hai trovato sempre robe. Cioè, è probabile. Però. Beh. A Popfis. Eh no, l'ho fatto nel damage step sullo Flake. Lo stavo attaccando. No, damage step è dopo in realtà, Damage step è che damage step c'ha, cioè sono ruling veramente difficili da capire, cioè lo conosci bene Yu-Gi-Oh, perché il damage step, diciamo, c'hai due finestre diverse dove puoi attivare gli effetti, no, quando attacchi. Devo fare nulla una volta, mi stai dicendo. Esatto. No, vabbè. Perché quella lì è sulla dichiarazione d'attacco, poi dopo c'è il damage step. Ah, perché attacco e calcolo dei danni dopo. Esatto. Vabbè, ok, sì, sì. Non importa. Cosa che hai fatto adesso? Ho attivato la trappola. Che fa? Sì, evoca, è quella di prima. Ok, sì, sì, sì. Eccolo qua. Noi ci equipaggiamo questo. Questo non lo attiverò mai nella vita. Ah no, sì, Mauri ha perso, ok. Sì, sì, ho perso. Vabbè, dimmi come si chiama la carta. Patto faustiano. Scegli come bersaglio un mostro evocato specialmente su qualsiasi terreno. Mandalo al cimitero e se lo fai, evoca specialmente un mostro normale di livello 4 e fiore dalla tua mano. Devi avere il mostro normale, sennò non puoi farlo. Deve essere normale per forza? Sì. Allora sì. Ah, ho capito adesso, sì. Mostro evocato specialmente da qualsiasi terreno al cimitero ed evoca specialmente un mostro normale di livello 4 inferiore alla tua mano. Sì, cioè ne ho addirittura due di queste, quindi sono lì per niente. La condizione della carta è quella. Si vede proprio che è una carta vecchia perché è inutilizzabile adesso. Sì. Carte normali. Non... sì, cioè, potresti farlo se essi carte normali in realtà. Ne ho una, penso. Vabbè, sì, comunque potevo vincere in vari modi qua, però sì, quella lì è un po' useless. Vai, toglitela magari. Come anche togliere, anche sì. Il verme, l'ombricoli, non so cosa vedo. Ma il verme può servire. Ok, 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 ci sta. 2-1, ragazzi, non è ancora finita. Attenzione. Salumiere. Col suo mazzo della Bresaola. Un avversario si è unito al tavolo. Iniziare il duello. Iniziare il duello. Combattutissima, signori. Combattutissima. Ah, ma stasera allora. Tocca a te stavolta. Tocca a te stasera. Stavolta passo. Voglio provare ad andare a secondo. Così se esce il verme e la stagliamo. In effetti se esce il verme, magari un out ce l'ho, però... Ti deve uscire. Ah, sì. Ti è uscito il verme, Mauri? No. Unlucky, ah, niente. Ma c'ho sempre in mano sta carta del cazzo. Mannaggia chi so io, guarda. Il, ma come si fa? Ah, Mario non ha fatto niente. Niente. Ok. Ok. Beh, Mario ha chiaramente carte che può attivare soltanto se c'ho dei mostri. E allora noi non attendiamo ulteriormente. Andiamo così e meniamo. Puffete. Prego, Mauri. Buona partenza per il salumiere. Anch'io ho la mano un po' briccata. Allora, provo a fare un po' di non era briccata in realtà. Attenzione. Che cazzo è? Principessa Rosa. Ah, che è anche tuner. Ah, ah. Ok. 3-4, arriva al 7 che è quello è di prima. Lui. E lui ci dà molto fastidio. Molto fastidio ci dà il signore, molto.
poi. Molto fastidio questo. Spero di arrecarti disturbo facendo questa cosa. E invece mi stai aiutando, Mauri, perché se la mano briccata mi fai pescare due, io ti ringrazio. C'era bisogno. Vabbè, ok, ok. Un gioco rispettoso, mi piace. 'Qua tanto non c'è la minima differenza, è quello che scarto. Vabbè. Non ha risolto granché, però va bene così. Ok, battle phase. Lì è un giallone, spero non appaiano cose. È un giallone, quindi è dura che faccia robe. Non si sa mai. Non si sa mai, hai ragione, hai ragione. Quegli effettoni dalla mano che possono apparire. Ecco. E adesso, Mauri, ti beccherai una carta nuova. Nuova? Buffete! Una bella evocazione speciale. Puoi evocarlo speciale, va bene. E adesso Mauri però se ne va. Perché chi arriva? Arriva lui. Si attiva e ti dimezza l'attacco. Fino alla fine del turno, ok. Esatto. Benissimo. E indovina la carta che si evoca specialmente, l'ho pescata grazie al tuo distruggimano. Perfetto. Ecco perché non si fa pescare l'avversario. Poi magari la pescavo lo stesso in Drofeso, non ho visto poi che ordine era, però... Mauri, staccagli la corrente e vinci per piacere. Ricordi anche che distruggimano è rapida, quindi puoi anche piazzarla, magari baitare e poi attivarla quando vuoi, eh. Cioè, tieni in considerazione queste cose. Sì. Addirittura ti racconto un po' le combo con distruggimano. Distruggimano è utile perché essendo magia rapida, la puoi attivare anche che in Drofeso, no? Appena inizi il turno. E magari mandare al cimitero dei mostri tipo rana degli alberi, cosa che io per esempio ho nel mazzo adesso. Beh, ovviamente parlo nei deck quelli in meta, così, e che rana degli alberi, il suo effetto nella standby phase, se al cimitero non hai magia trappola, si evoca. Quindi magari tu, turno 1, ce l'hai in draw phase, l'attivi subito, scarti rana degli alberi e rana degli alberi si evoca in standby phase, quindi prima ancora della main phase. Ok. Questa è per esempio una combo che si fa con distruggimano. O addirittura è molto forte anche con, che ne so, i mostri tipo, non so, tipo pericolo, no? Che ti attiva gli effetti, tu devi scartare. Tu devi scartare, attivi in combo, l'avversario te l'attiva in combo, e se tu hai solo due carte sei obbligato a scartarla, perché devi scartare due carte. Per pescarne due. Hai messo quel coso lì, maledetto. Non te lo posso riattivare, questo non fa molto piacere. Meno male. Sono le carte collegate di quella, sono tutte quante con l'aura così attorno. Un 2006, maledetto. Quella come la rompo per adesso non lo faccio. È semplice. Facciamo così. Bella Jorask, come stai? Bello, grazie di 2 anni. Buon secondo anniversario. E grazie mille anche al terrone. Mauri, stacchi la corrente e vince. Benissimo. Ah, che il terrone ha scommesso su di te. A posto, ciao Franci. Ok. In teoria stavolta posso farlo senza rovinarmi tutto. Preferisco togliere... Cosa preferisce togliere il Mauri? Cosa preferisce togliere? Questa. Sì. Maledetto. Devo scartare una carta. È l'unica carta trappola che non ho ancora attivato tra quelle che ho. Oh, non so, forse non altre, però vabbè. Questa non l'ho ancora giocata, Mauri. Non è fortissima, però. Almeno è una generica che può essere usata. Io tirerei via tranquillamente. Ok, il tuner va bene. Poi allora non me lo metto in attacco, fallo. Ok Mauri, ok.
Allora, questa non posso utilizzarla, no. No, perché tuo mostro è troppo forte. Come faccio? Non faccio. Chiaramente non faccio, va bene. Stalliamo, Mauri. Accetto il tuo gioco. Io ti metto mostre coperte. Troppi. Ma Mauri come stalla col suo 2006? Ma tanto appena mi arriva Grammarg lo sai cosa succede. Conti. Conta pure. Quella sei è tanto. Meno male che ho letto, ok. Tanta roba. Non so se arriverò a devocarla, però ci spero. Son Francia, a me piace più Yu-Gi-Oh! Personalmente. E Mauri stalla. Fammi pensare. Mauri continua a stallare con il son back cavaliere schifoso. Sì, stallo. Son back cavaliere schifoso. E tanto so che a un certo punto smetterò di stallare. Però non so cosa hai coperto, attenzione. La carta coperta può fare tutta la differenza del mondo. Ma se continuiamo a stallare poi Mario fa... ne stai mettendo? Ecco qua, Mauri. Cosa fa? Aumento di 500 l'attacco. Bene. Però attenzione, potrebbe aver roba. Ma lo scopriamo adesso. Non ha niente. Guarda che vuole abbaitarmi con la carta inutile. Meniamo cazzo. Meniamo cazzo. Molto bene. Abbiamo anche la mano del fuego. Pronta a counterare qualsiasi cosa Mauri metta. Allora, in teoria ho perso. Faccio una cosa pazza. Mauri, tutti i tuoi fans. Ok. Mauri fa la cosa pazza, attenzione. La petta. Che stai giocando? Oddio. Oh. Ha fatto una combo fortina. Stiamo facendo sneak peek, caro Entai Ovo. Quindi deck abbiamo trovato spacchettando 30 buste a caso. Cioè, allora, in teoria ho comunque perso. Però Paggio, solo mostro evocato esso immuni effetti dei mostri evocati specialmente il tuo avversario durante calcolo dei danni. Se mostro equipaggiato combatte un mostro evocato specialmente specialmente, ok, quindi no, posso attaccarti con giudice e hai perso. Esatto. Ok. Rip Mauri. Hai deluso i tuoi fans. Mi dispiace ragazzi. Hai deluso i tuoi fans, Mauri. Attacco. In realtà rimango con 50. No, rimani proprio con me. Addio, Mauri. È ora di pagare le bet. Piangete tutti voi che avete scommesso su Mauri. Poteva essere però la partita della vittoria di Mauri. Ho pescato carte molto brutte. Scegli il risultato. Chi vince? Fieric. Boom. Ecco qua. Va bene. Io direi che possiamo scegliere uno dei vecchi mazzi e giocarlo, sai, Mauri? Uno di quelli vecchi? Tipo una best of free con uno di quelli vecchi, sì. Quell'altro giorno. Vediamo che mazzi avevo qua. Ah, sì, questo dell'altra volta, ok. Cosa aveva? La Cotenna cosa c'aveva? La Cotenna era quello con i tributi torrenziali. E tipo... Basta. Io prendo questo.
Prosciutto possente. Troppo. Prosciutto possente, che cazzo aveva? Questo forse era il mio deck preferito. Questo qua sembra che facesse abbastanza cacare. Però si potrebbe quasi... Il salame era il primo deck invece. Il salame cosa vedeva? Non troppa Io roba. Ho preso il mio... Quale deck? Dai, prosciutto possente. Non mi ricordo nemmeno come lo giocavo. Vedo che non è molto forte. Ti dico il titolo del mio, che lo faccio per voi, pigliatelo. No. Va bene, grazie per avermelo detto. So sicuramente cosa intendevi. Legion trattino basso. Aspetta, devo fare il incasso presto. Ricevuto, ringrazio gli antichi guerrieri. Avevo pronostico. Devi pescare tu, devi scegliere tu. Sì. Allora, chi vince? Fieric, Mauro, avete 30 secondi, ragazzi, velocissimi. È tutta la best of free questa, eh. Anzi no, sono le partite singole, guarda, ecco, non vi faccio nemmeno vedere cosa ho pescato, così non vedete in nessun modo... Influenzati. Beta, esatto, influenzati. Vale per il game singolo questo, grazie di per il per me, però... Se dovessi vincere, quei pochi che vincono, prendono un po' di soldini. Ah, grazie, Portone, per i 7 mesi, bentornato, bene. Oh, attenzione, abbiamo di nuovo un 59-41, Mauri, qualcuno ha fatto il pazzo alla fine, mi sa. Grazie, Portone, bentornato, bene. Torniamo a noi. Allora, che cazzo erano ste carte? Io non me le ricordo, quindi devo leggerle, Mauri. Mi sono uscite 3 carte che non ho mai visto di questo deck. Beh, ti giuro. Ah, comunque, se nel deck prima, quello di oggi, avessi potuto mettere che non ce l'avevo un sincro di livello 8, avrei fatto tante di quelle combo che non ti immagini, perché ero pieno di tunnel livello 1 che insieme a quello 7 ti tiravano fuori di tutto, fidati. Però non potevo. Non ne avevo proprio. Ogni volta avevo 7 e 1 e dicevo non posso fare neanche la sync. Lucky. Erano tutte 5 e 6. Ok. Questo qua è decisamente più debole rispetto al deck che avevo prima. Vabbè, Terrone, prossima partita c'è un'altra bet. Queste sono partite singole. Poi io non so cosa stia giocando Mauri, perché non è che mi ricordo tutti i deck. Abbiamo giocati tantissimi. Addirittura un paio di deck era anche su un altro account, quindi... È vero. Eh sì. Cosa abbiamo? Il primo in realtà, se non sbaglio. Quello dove tu avevi le ruspe? È probabile, sì. Ho un cesso. Però questo dovrei poterlo evocare senza problemi. Oh. No, il Mirage, Bobo. No. È proprio lui, Mauri. Ti mancava? Se... Era un mostro custodato che ci mette... Ok. Lo sai. Custodato a tua mano. Non... Oh, vabbè. Facciamolo, sti cazzi. Sto. Così. Okay. Niente. Oh... Ah, è un livello 3. Potrei non aver contato, Mauri. Potrei, eh. Oh, per una volta non faccio solo io gli errori. Potrei non aver contato. Bene. Insomma, bene, molto bene. Potrei non aver contato bene, sì. Che, ma sto deck fa veramente schifo. Ma avrò perso con sto deck. Sarà quello con cui ho perso, no? Mi ricordo bene questo deck. Io no, per niente.
Infatti mi sembra quello un po' più debole questo. È stata un po' una trollata questa, sì. Ok, a Mauri conta invece contro di me. Ha contato bene. Questo è un extra deck, c'ho del pattume atomico comunque, incredibile. Vabbè. Sì. Signore Lupo. Signore Lupo. Grandissimo, signore Lupo. Campione. Mauri, pensa a cosa attaccarmi. Cosa attacchi, Mauri? Puoi pensare un attimo. Il 2002 o il tuner? Non si possono fare più sincro, vero, in un turno? Sì, certo. Si può? Certo, finché vuoi. Finché rispetti le condizioni puoi invocarne quante. Sì, sì, ok. Sono invocazioni speciali, Mauri. Speciali puoi farne quante ne vuoi in un turno. Per cui i mazzi giocano 30 carte al turno adesso. Ah, fammi pensare. Non lo so, Rick, sarò onesto. Ah, va bene così. E il tuo editore ha sempre Rikhan. Sono mostro gusto scoperto. E adesso privata in un cimitero. Ok, sta carta qua è utile. Certo, Ishiri, certo. Mando via il tuo. Ok. Via. Comprendo la scelta del Mauri. Cosa fa questo? Ah, minchia, come un caos praticamente. Va bene. Mauri, ti presento il signore del fiume. Cosa fa? Ecco qua. Lui. Va bene? Ah. In end phase torna nell'extra deck. Così puoi revocarlo, Mauri. Ti sto dando questa grande possibilità. Grazie. No? Sei d'accordo? Ah. Così. Bene. Non credo farò nulla di ciò. Lo mettiamo in difesa. E addio. Oppala. Mamma mia, ragazzi. E la potrei rimettere in mano? Eh certo. Sono i mostri spirit. Funzionano così. In end phase tornano in mano. Vai, evoca un altro, Mauri. Arriverà il signore del fiume a punirti. Grande mostro, con questione del fiume. Ringrazio il me del passato per averlo messo. Tutto bene. Come blocco una cosa del genere? Non si può bloccare il signore del fiume, Mauri è troppo forte. Ma di base, cioè, considera che però io giocandolo non vado, cioè non vado in positivo sul campo, perché anche sì, me torna in mano. Quello sì. Ah, quel cesso che è pure un tuner. Sì. Rompe un po' le scatole quello. Ciao Zarpo, comunque 21 mesi, bentornato, sto bene. Mauri c'ha 15 mostre nell'extra. Molti saranno pattume, però sono convinto che... Vabbè, a parte che puoi revocare quello che gli ho messo nel mazzo, eh. Sì, ma devo pensare come bloccarti quello. Ok, mi sa che devo fare questa cosa.
devo dire, un'ottima carta da giocare. Link assassino. Attiviamo l'effetto. Scarto questa. Poi potrei scartare questa. No, questa, via. Uno e due. Urca! La fiammeggiante. Sì. Minchia, era fortissima, me la ricordo. Ok. Bene. Attenzione. C'è anche se fa qualcosa. Ah, sì. Sì, c'hai l'altro di Apazon. È vero. Maledetto. Ok, capisco. Va bene, passo. Ebo, signore del fiume. Eh sì. Mauri ragiona la sua mossa. Poi è stato un peccato evocare questo senza fare l'evocazione speciale, però lì non potevo aspettare. Maledetto! Me la ricordo sta carta del cazzo. Ah. E niente. Quindi rimarrà lì, purtroppo. Eh sì. Rimarrà lì. E allora... bisognerebbe trovare il modo di utilizzarlo. Per esempio facendo il Mirage. È poco ma buono. C'è il draghetto. C'è il draghetto. Il coniglio di fuoco. Coniglio draghetto. Poi, riguardo alla sua utilità, in realtà non ne sono convintissimo. Però evochiamo lui. Non mi piace il 1750. Eh sì. Va bene. Non molto utile in realtà il Mirage, però va bene. Come è andata la draft? In che senso? La draft. Giacomo, ce la metterò tutta. Per fare guadagnare le ruspe che scommettete su di me. Bella Xezen! Ti seguo da Fieri Cancat. Bello sostenerti anche qui. Grazie, 5 mesi, caro. Bentornato. Molto gentile. Alla fine è draftato bene, tu poi hai trovato carta straccia. Ah, e... allora, come si dice? Lo spacchettamento... abbiamo fatto al best of 5 e l'ho vinto. Abbiamo trovato... ho trovato carte decenti. Non era il mio deck più forte, ma era... in realtà abbiamo fatto le partite molto, molto bilanciate. E sono stato contento. Molto contento. Vediamo. Allora, Mauri è una persona intelligente, avrà letto il mio mostro e quindi ha messo la carta coperta per baitarmi. L'avrà messa per baitarmi, secondo me. Bello, perfetto. Oh? No, non ce n'è nemmeno uno. Ok, questo mi piace. Ok, lo farò. Va fatta sta cosa. Uno e due.
Beccati questo, Mauri! Ma che si chiama? Lina, la mai attenzione. Ne ho di tipo luce? Non ne hai, purtroppo. Meno male. Distruggerò questa. Lo sapevo che ero un bait, Mauri. Ma tu non sai che mi serviva mandare al cimitero quella carta, perché adesso arriva lui! Ah, sborra! Beccati questo. Boom! Ma... vabbè, e allora passo. Non molto contento, devo dire. Non ti dà in face, questa carta è scoperta sul terreno in posizione difesa, metti in attacco. Ah, ok, vabbè, meno male, almeno quello. Ma rimane a zero all'infinito, sì. Non potrò più arrivare. Non sono molto contento di questa cosa, devo essere sincero. E... vabbè, prego. What can I say? È andata un po' male, ragazzi. È andata un poco male, devo dire. Guarda che carta del cazzo. Fammi fare due conti. Che poi una cazzata che ho attaccato con questo, convinto che dovessi distruggere i tuoi mostri in battaglia per attirare il suo effetto. Ma io non so se altri mostri tuono nel deck. Ah. Maledizione. Perché quando distrugge mostri in battaglia mi aggiungo un mostro tuono. Però io non so se ne ho nel deck. Vabbè, niente. Blaziken, sì, però. È che sto deck di Mauri non lo conosco, è quello il fatto, non me lo ricordo. Facciamo pulizia contatti qua. Uno e due. Via. Il mio drago del tuono deve rimanere qui, mi dispiace, Mauri. Userò tutto quello che è in mio possesso. Bim. Va bene, va bene. Ci riprendiamo questo. Non mi dispiace come pescata. Però il buco trappola, sono contento. Ah! Ma cosa posso attivare? Di questo sono meno contento. Tuk. Tuk. Ok. Lui, niente, il mio 2800 totalmente useless. Attiviamo il suo effetto, attiviamo il suo effetto. Ma guarda qua, un pericolo mi sono aggiunto in mano. Oh no. Molto bene. Peccato che il pericolo... 50-50 tra l'altro. Sì. Che il pericolo più debole in assoluto, però c'è 1600. Ok. Tutta tua mano. Poi scartare la selezionata. Carta scartata del piccolo Nessi. Ok. Ok. Oddio. Ecco qua. Uno al Mirage così. Così impari. No, aspetta un attimo. Oh. Io ho una carta che... Mm-hmm. Ah no, niente. No, niente. Ok. Coniglio is back. Allora, mi serve quell'altra carta.
In realtà no, non lo attiverò. Sta carta è uscita, vabbè. Però aspetta un attimo, ho una carta. Mm-hmm. Che dice: quando viene attivato l'effetto di una carta nel cimitero del tuo avversario, effetto rapido, puoi mandare questa carta nella tua mano al cimitero e non ti dico l'effetto. No, non me l'ha fatto neanche, non me l'ha chiesto. Scusa, qual è l'inizio della frase? Quando viene attivato l'effetto di una carta nel cimitero del tuo avversario. Effetto rapido, puoi mandare questa carta, quella che hai in mano, sì, dalla tua mano al cimitero. Ci deve essere qualche cosa che non hai, che non sei riuscito, cioè c'è sempre qualche regola che evidentemente non te l'ha fatta attivare. Forse perché avevamo nel damage step ancora. Non lo so. Non ho idea. Comunque mi serve attivare questa. No, ci sono sempre i motivi per il ruling, ragazzi. Allora, ma sì, dai, facciamolo. Che mi fa pescare questo. Devo pescare. Bene. Invece. Ah no. Aspetta, cosa succede? Oh. Cosa? Ah, me l'ha scartato purtroppo. Mi è andata male. Ma io non ho mica scelto niente. Ah no, guadagna 300 d'attacco. Eh no, perché è randomica. Ah, lei scartate, è sì. Perfetto. Niente. Ok, bella okay. Merda. E... ah, però aspetta, tu hai trovato l'effetto del pericolo? Sì. Io e me l'ha fatto scartare. Eh no, perché era casualmente. Non... cioè, dice scegli casualmente, però... ah, e... non è che scelgo io fisicamente. No, è randomica, esatto, è randomica. Ah, ok. Allora, qua che cazzo posso fare? Devo fare una cosa prima che poteva essere buona. Allora. Ok, hai vinto. E 1800, 1800, ah sì, ho vinto. Ok, sì. Che schifo quella carta. vabbè. Come posso formatela solo se ho una carta che non può essere toccata dagli effetti delle altre carte? È l'unico sì. Modo. Beh, oddio, anche quelle coperte, ecco. Però cioè non è che te l'attivavo qua, Non mi serve nulla attivartela perché ho vinto attaccando. Se l'attivavi mi toglievi via la mia carta, potevi. Ma solo nelle no, nell'end phase. Ah, okay. Nell'end phase te lo faccio tornare. Vabbè, sennò sarebbe giga forte. Ah, è vero. Signori, attenzione. Paghiamo sondaggio. Il risultato vince Fieric. E ho perso proprio lo spirito lì perché mi ha levato la carta. Minchia, questa è stata. È stata abbastanza clutch, devo dire quello. Vabbè. Niente, Mauri. Sfida finale, sono il vincitore assoluto, quindi. Sì. Mi dispiace. Grazie Konami. Vabbè, grazie Konami di aver sponsorizzato la mia potente vittoria contro il Mauri. Mauri, purtroppo skill gap, possiamo dirlo? Chiaramente sì. Skill gap. Buonanotte a tutti quelli che vanno, grazie per essere rimasti in live. Ho guadagnato solo il 9% da quantità di punti che ho scommesso, chissà perché. 216.000 punti a 28.000. E insomma, va bene. Raga, ci becchiamo domani sera in live con la Scream contro Fragola. Grazie mille a tutti per essere rimasti in live. Buonanotte. Ciao belli. Buonanotte, a domani ragazzi. Sera. Ciao.